Pietraguaro, altrimenti c'è un casino. Io sono Nicandro il Niveo, portatore di Crisi Grimla Sanguinaria. Sì, lo so, di solito questa cosa non la faccio quando c'è Al, però quando non c'è Al, Al mi ha detto di farla. Mi sento un po' strano. Di solito non concordo con quello che dice Al in sua presenza, ma quando non c'è, diciamo che mi sento un attimino più diligente nel seguire i suoi consigli. D'altra parte non è così scellerato come spesso voglio fargli credere. Beh, ero andato a cercare dei volontari per il rituale che Broxnar voleva mettere in atto per portare al di fuori della sua area protetta il nostro nemico giurato. Beh, il mio contatto del crociato mi ha detto che William, che io avevo sguinzagliato a fare qualche ricerca di intelligence sul nostro nemico, aveva trovato un passaggio segreto che forse ci avrebbe condotti alle stanze segrete del palazzo dell'imperatore. Ho fatto qualche mia ricerca, mi sono accostato con William all'ingresso del passaggio, ma pare che il mio contatto della Chiesa del Crociato non si stia facendo vedere. Sembra che qualcuno si sia intrufolato nel suo nascondiglio segreto e abbia seminato un po' di caos. Spero che non siano seguaci dell'imperatore. E quello che state ascoltando è Fumble! Fumble now! La capacità di non fare casino durante le sessioni di gioco. Quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo. Ci potete ascoltare in diretta su Spreaker oppure vedere in diretta su Facebook. Se invece non ci state ascoltando o guardando in diretta, male. Vuol dire che sapete, molto parte male. Ma vuol dire che probabilmente siete dei pendolari e ci state ascoltando in differita. Dal vivo, ma se fossimo già tutti morti? Beh, è sempre bello che portare fortuna sia uno dei costumi di Roberto. Un bel tocco di... Infatti c'è gioia nell'aria. Ecco. Si è verificato un errore, vedi? Beh, perché in realtà non siamo mai andati in onda. In realtà stiamo andando in onda. Solo no, che non siamo mai andati in onda. Noi siamo gli Others. Elon Musk se ne è uscito un braccio. Elon Musk se è uscito con questa cosa. Era quasi stabile di mente fino adesso e ha detto chi perché sta dice... diventando l'ex Luthor. Esatto. Chi ci dice che non facciamo tutti parte di una simulazione? Tutto sommato il ragionamento ha senso. Lui dice: se è vero che da qui a 25 anni raggiungeremo un livello di accuratezza tale per cui non sarà possibile distinguere la realtà virtuale dalla realtà, perché noi dovremmo essere così arroganti da supporre del che non ci siamo già arrivati e facciamo a noi non ce ne frega niente, magari perché chi... essere personaggi giocati non importa portare. Perché chiunque abbia creato questa realtà l'ha creata con i giochi di ruolo e quindi va bene, ci va bene, ci basta. Quindi deve essere un dio giusto. La prossima volta senza traffico sarebbe meglio. Io di già di male di testa. Tra l'altro, se proprio fossi in una simulazione, non vi costerebbe niente donare dei soldi a noi, perché non sarebbero soldi veri. Spero, quindi soldi potete veri. Andare su qwerty.it/associati, lasciarci tutti i vostri denari, anche se sono delle monete d'oro, anche se è un cofanetto con dei soldi. Scriveteci a FumbleGDR, vi scriviamo dove mandarcelo. E quindi in questa realtà cosa sono invece i bitcoin? Esatto, infatti stavo chiedendo se qualcuno volesse donare bitcoin. Che valgono ancora di meno perché sono virtuale dentro una realtà virtuale. Esatto. Di chissà che livello. Ma anche i vecchi denti d'oro, i vecchi denti d'oro della nonna, per esempio. Anche se la nonna è ancora viva, non è un problema. Si rischia di arrivare al nazismo qua, quindi lasciamo stare bene, questo percorso. Però ci possono regalare altre cose, tipo dei giochi, ci possono regalare delle casse di birra, ci possono regalare... due di queste cose, esatto. O i soldi o i giochi o le casse di birra, perché il resto non ci interessa. No, anche perché sono versioni umili. Cioccolato. Sono un master umile, vedo una birra, gioco. Anche whisky. Non spediteci dei Mikado, per favore. No, spedite dei Mikado. Perché ormai non sono più a dieta, ma comunque do il peggio di me. E il peggio di me è proprio peggio. Già il milione, chissà lo che sanno cosa. Bene i Mikado, che ogni mattina i Mikado si svegliano e sanno. Sanno che c'è un custodino che potrebbe essere nei paraggi. Esatto. Lo sappiamo. A parte questo, come ben sapete, potete andare su fumblegdr.it/shop e usare il codice FumbleNow. FumbleNow!
per comprare i manuali di urbanismo o qualunque altra cosa. Non serve a niente se comprate qualcos'altro, però carino se lo usate. Sì, esatto. Sì, è bello. Io lo sto usando su Amazon. Bravo. Bravo. A proposito, mi dice errore e io gli dico no, sei tu che sbagli. Bravo. A proposito di Amazon, cominciare. Possono anche comprare cose passando dai link su Amazon che ci sono nelle note alla puntata. Anche se non comprate direttamente il manuale che mettiamo nel link, ma comprate qualche cosa passando da lì e poi andando avanti nelle vostre ricerche su Amazon, Amazon ci dà lo stesso dei soldi. Oh. Anzi, se dovete comprare un televisore, passate da noi perché ci date un sacco di soldi. Esatto. Anche con i televisori. A voi non costa di più. La cosa che costa, che ci dà più soldi, sono gioielli e orologi. Io ve lo dico, poi mi raccomando, comprate un Rolex in percentuale. Perché non volete sapere a che ora inizia Fumble? Esatto, infatti. Mi sembra. Non lo sappiamo neanche noi, no. Quindi. Però se ci regalasse un orologio, no. Ah, dici. Guardate, volete, non so, proporvi alla vostra fidanzata, volete comprarle un gioiello e volete evitare di non fatelo dire... su Amazon, dai. No, uffa. No. Beh, si spende di meno. Beh, lei non deve saperlo, però si spende di meno. Cioè, questa era di mia nonna, di quando lei è arrivata in Italia. Quindi da eBay, non so, ma... Non ha ancora attaccato il cartellino. Esatto. Cose diverse. Lo sanno bene le preassassine. Esatto. Sì. Beh, attenzione, c'è un super annuncio in diretta, stanno preparando un super regalo per Fumble GDR. Sarà pronto tra un mese o due. La Madonna! Un mese o due? Se una statua, un busto di tutti noi. Meno male che non sono 9, mi sarei preoccupato molto, perché esatto. Penso che sia illegale regalarli, penso. Sì, anch'io. Beh, magari l'ha pensato già 7 mesi fa. Ustia, magari è uno di noi. Uno di noi. Chi lo sa? Beh ma se, chi lo sa? Se è veramente quello che state dicendo, lo chiamiamo Fumble Now. Fumble Now. Certo. Così è macchiato per l'esistenza. Bellissimo. Così, beh, così impara. Diventerà forte. Però poi gli amici lo chiamano fun, sembra un divertente. In elfico vuol dire divertimento. Ah, in elfico sì. Ah. O ventola, a seconda delle... Quindi è un buon motivo per non chiamarlo fun. Sì, è vero. E invece gli altri due hanno fatto un sacco di casino. Gli altri due hanno fatto un sacco di casino, hanno buttato per aria. Apro il cassetto, uno addormentato. Ah, si è addormentato. Guardo cosa c'è nel cassetto. Uno per terra, che bello. Quanto ha riso. Signori, bellissimo. Questa è questa è sintonia del lago. Doppio fumble, certo, doppio bello. Fumble sulla trappola. Perché i fumble se vanno fatti bene, cioè. Per tutti quelli che hanno visto la prima stagione, ogni sequenza ascoltato la prima stagione, questa è sintonia, sennò... fa capire che sei veramente in fumble ora. Esatto. Siete entrati Tane e William da questa porta segreta nelle mura del palazzo dell'imperatore. Mm-hmm. E siete scesi un pochino seguendo più che altro un rumore di come una pressa metallica o qualche cosa del genere. Mm. Che si sentiva più avanti nel corridoio. Sono dei corridoi molto ben scavati e non illuminati. Mm. Domanda, abbiamo incontrato molta resistenza piuttosto che non molta guardia che siamo riusciti a girare in qualche modo? O... No, non avete incontrato nessuno. La porta era talmente ben nascosta che probabilmente era o dimenticata o chi l'ha costruita era convinto che sarebbe rimasta... È polveroso? No. È abbastanza pulito, cioè c'è il minimo di sporco perché non passa tutti i giorni una donna delle pulizie a pulire, però non c'è il tipico strato di polvere delle scale che non vengono usate da 150 anni. Siamo appena entrati? Siete entrati, sì, avete sceso i primi gradini. Tu vedi che io faccio per andare avanti come se volessi mettermi a cercare in giro, guardarmi attorno e fare lo scout, poi ci penso meglio, vedi... Ti sto dando le spalle, inclino la testa come una persona che sta pensando, sta soffermandosi su qualcosa, mi volto e ti faccio come segno di andare. Un cenno col capo di ringraziamento, aspetta una decina di passi dietro rispetto a me e cerca di non fare rumore. Non sono così goffo come potrei sembrare, di solito questo lavoro in gruppo lo faccio io, ma penso che tu sia più adatto. Vado avanti. Proseguite. Dentro di me penso che è molto bello avere qualcuno che eventualmente fa saltare le trappole al posto mio, cosa che di solito succedeva. Dai, non è successo così tanto. Spero. No, io perché io ho il, come si dice, ho il background da ladro. Sì, perché sono stato un come si dice? Galeotto. No, bambino di strada. Sono stato un bambino di strada, quindi. Cosa vogliamo dove?
Strozzo, però. Ah, bene. Proseguite e mano a mano che scendete lungo queste scale, che non scendono per tantissimo, facendo una rapida valutazione sarete 3 metri sottoterra al massimo, quindi circa un piano sotto. Six feet under, no, sono un po' di bene. E sentite che il rumore si fa sempre più forte e al rumore si uniscono altri suoni, sono delle voci di cui non riuscite a capire cosa stiano dicendo perché il rumore della pressa metallica comunque tende a coprirle abbastanza, però siete abbastanza vicini da sentire che ci sono delle persone. C'è una luce in fondo alle scale, per cui la stanza più avanti è probabilmente illuminata da delle torce, perché non è una luce stabile come quella di un fuoco magico. Torno, o di una pietra. Torno indietro verso di lui. Mi avvicino a te proprio qualche centimetro, ti dico, ci sono delle voci più avanti, che cosa vogliamo fare? Penso che possa non essere la tattica adatta l'andare avanti rischiando di farsi vedere, perché potremmo allertarli tutti. Se fossimo tutti assieme potrei anche dire proseguiamo, però non mi... Una parte di me vorrebbe proseguire. Non mi piace che siamo divisi. Non mi piace che siamo divisi non tanto perché potrebbero non bastare le nostre forze, ma perché se ci dovessero catturare, io conosco Al e potrebbe farsi degli stupidi problemi se io fossi stato catturato e incarcerato. O forse no, e lo sto sottovalutando. Ma se io dovessi essere usato come una leva per farlo agire in modi sconsiderati, non me lo perdonerei. Il tuo dio non ti ha dato il dono della sintesi, vedo. No. Andiamo a chiamare gli altri. Né la sintesi né la pazienza. Non voglio mettere a dura prova. Ma soprattutto l'ironia. Chiamiamo gli altri, va bene. Quanti sono di là? Capivi se erano nell'ordine? Il rumore della pressa copre le voci, non riesco a capire neanche se sono umani o di altre razze. Beh, se fossero... Potrei provare a gettare un occhio, ma... Sei tu il capo. Decidi tu. Io sono quello che paga in questo momento, non necessariamente il capo, ma... Prendiamoci questo rischio, vediamo almeno quanti sono. Andrò io allora, aspetta qua. D'accordo. Più silenziosamente che posso. Ok, fai una prova di destrezza. Tu hai anche qualcosa di da ladro? O assassino. Vai. Di cosa devo fare? 7 più 9. 4. Esatto. Quindi 16 o 4, 20. 20. Ti avvicini silenziosamente, non è neanche molto difficile perché appunto questa pressa metallica copre la maggior parte dei rumori. E arrivi in fondo alle scale e in fondo alle scale vedi che c'è una stanza abbastanza grossa che prosegue più in profondità sotto al palazzo. Quello che vedi davanti a te è solo un primo pezzo, ma senti che ci sono altri pezzi più avanti. E lì all'ingresso noti che ci sono 4 nani che stanno montando quelli che sembrano essere dei golem. Ognuno ha una sua postazione, gli arrivano dei pezzi da dentro una parete, per cui evidentemente da o altre stanze sotto al palazzo o da altre stanze sotto alla città, e stanno appunto assemblando questi golem che sono al momento disattivati in un angolo. E come sono equipaggiati questi nani, se riesco a vederli? Ti sembra che siano... Cioè, sono soldati? No, sono degli ingegneri, stanno costruendo, assemblando i pezzi che gli arrivano. Ok, torno indietro. Ci sono 4 nani. Soldati? Sembrano essere dei lavoranti, degli ingegneri, stanno montando delle specie di golem. Sicuramente avremo una meglio su loro 4. Potremmo prenderne uno per interrogarlo. Ma a te la scelta.
sicuramente ci prenderemo dei rischi andando. Aspettiamo qualche ora. Aspettiamo qualche ora, tanto possiamo comunque rientrare da dove siamo arrivati quando ci conviene. Va bene. Quando ci pare. Andiamo dagli altri, mi hai convinto. Risalite le scale e mentre state aprendo la porta segreta, sentite che qualcosa sta aprendo dall'altro lato, qualcuno sta aprendo dall'altro lato la porta. Allora, penso un attimo velocemente se può esserci un posto dove nascondersi, ma ovviamente no, visto come è fatto il corridoio. A me invece non me ne frega un cazzo. E mi butto di lato, in modo da, diciamo, far sì che lui abbia il fronte ben libero. Esposto. E mi preparo con i pugnali. Si apre la porta e ormai fuori è abbastanza buio. Mm-hmm. Sull'uscio vedi solo una figura incappucciata che sta facendo cenno a qualcuno di avanzare insieme a lui. La riconosco. Fai una prova di saggezza e ragazzo di strada, perché sei contro luce e fuori è buio e lui è incappucciato. Allora, 7, 5, 12, 22. È Moribrar. Molto bene. Salute. No, Moribrar è il mio nome. Ci hai messo di tempo. Ah, siete qua. Beh. Ok. Speravo di trovarvi ancora vivi. Io ero preoccupato in realtà. Gente inviati dall'imperatore? Chi? Ma cazzo parlo stasera? Cosa stai dicendo te? Sono stati inviati. Erano delle persone, degli emissari dell'imperatore, dei servi di, come cazzo si chiama? Taruk? Ma chi? Quelli che hanno... Non lo so, non li ho ancora trovati, quelli che hanno fatto irruzione nel mio laboratorio. Quando li troveremo gli staccheremo. Non ho avuto tempo di cercare tracce abbastanza accuratamente per capire chi sia stato. È probabile che siano stati degli uomini. Andiamo da un'altra parte a parlare. Mi sembra un'ottima idea, William. Vabbè, alla peggio ci sono quei quattro stronzi. A proposito, ci sono quattro stronzi, adesso siamo in tre. Prima eravamo in due. Secondo me, io proseguirei. No, non siamo in tre. Si sporge un attimo fuori, ci sono Broxnar e Al lì fuori. Ah. Hey. Abbiamo risolto il problema. Ben arrivato. Molto piacere. Lui è quello che ha preso il tuo posto nell'arena, che ha ammazzato tutti, che non sei riuscito a fare tu perché non c'eri. Quindi è vero che tu non ho ammazzato, lui ha ammazzato. Sì, vero. Tu tutta finta. In questo caso sì. E ora sono i nemici più avanti. Ti prendo forte il braccio. Ehi, quindi qual è il problema? Brox, andiamo. Tiro fuori la bambolina. Voi cos'è che avete fatto? Dì così la bambolina. Cosa avete fatto fino adesso? Un cazzo. Ah, nemici di nani. Io Beh. Sempre pronto per nani. Neanche noi non abbiamo fatto niente. Siamo evasi di prigione, ucciso demoni. Martedì normale. Esatto. Andiamo giù, Brox, prego. Sì, io non apro più cassetti però. Ci no. penso io ad aprire le cose. Anche lui pensa a spaccare le teste. Lui pensa ad aprire le persone, tu le cose, va benissimo. A ognuno ha la divisione dei ruoli. A ognuno ha il suo. Ah, se... Quindi questo qua mi sa che è il posto dove c'era il rullo coi cani. Dove sì. sono andati i cani degli orchi. Io prima di comincia posso uccidere nani? Lasciamone... Se sono qui sotto sì. Ascoltatemi un secondo, cioè, magari... lasciamone uno sì. vivo e lasciate no. che vada avanti. Non vorrei che qualcuno andasse a chiamare rinforzi. Interroghiamolo. In realtà mi giro verso il tizio che mi sembra più della città, no? Mm-hmm. E gli chiedo. Parole tue. Ci penso un attimo per come formulargliela. Ci sarebbe qualche problema qui con leggi locali? Se... Cioè, penso che sia illegale quello che sta accadendo qua sotto. Beh, non abbiamo prove né in un senso né nell'altro. Ah, nel... che cazzo ce ne frega? E proseguo. Non lasceremo tracce, eventualmente. Beh, vado avanti. Vado prima degli altri e cerco di intrufolarmi da questo Magari lato. Magari storditeli, cioè, non dategli il colpo di grazia se potete. Almeno uno è da interrogare. Tanto però dopo interrogatorio noi strappa barba. Tanto cosa pensi? Puoi strappargli le barbe anche senza ucciderli. È lì che si vede. Questi sono rossi, secondo me non è. No, questi sono i golem. Tanto cosa pensi che io ho sentito la storia di Ultimate Torco. Vedete Tane che vi guarda con uno sguardo eloquente e vi sillaba
sono qui dietro. Basta parlare. Ultimate Torco che riusciva a strappare le barbe dei nani senza. Io mi avvio intanto. Lasciandoli dormire. Sì, ma lui robra il Grogan. Io faccio come Grogan. Prima uccido e poi strappa barba. Se voi volete parlare uno, poi mi dovete garantire io tortura. Anche no, durante... perché lui fa interrogatori che parla, sì, non tortura. È una cosa tremenda, lo so, ma anche durante l'ipotesi. Noi potremmo fare scambio di cultura. Io insegno come tortura noi, tu insegno come tortura tu. Così tu impari più cose. Si accendono gli occhi per un attimo di bello. Che la voce si può fare. Si senta, molto bene. No, no, io invece sto, io sto sperando che si senta la voce e magari riescano a scappare. No. Vabbè, andiamo ad ammazzare tutti quelli che sono qui sotto. Ah, bravo, lui finalmente capito. Io va. Lo urlo. Entro. Sì, io la pressa è più forte della tua voce. Io ti guardo un posso po'. Di... una prova di. Io ti guardo un po' di sbiego, però faccio. In effetti. Vediamo se sono colpevoli. Cerco di infilarmi velocemente. Ok, fai una prova di muoversi silenziosamente, ma più che altro nascondersi. 15 più la tua destrezza 15, più... 9, 24 e sempre 4. Ok, ti intrufoli, vedi adesso meglio quanti golem effettivamente ci sono. Hanno già costruito 6 golem, ce ne sono 4 più grossi da questa parte. Ne stanno costruendo altri 4. Questo uno è un testa. Muro, no? Cioè, cos'è qua? No, è una grata di metallo di scolo. Perfetto. Io mi avvicino facendo rumore e dicendo ad alta voce... Io vado qua, invece, proprio evidente, cioè nel senso, mi mostro... Quindi li uccidiamo tutti! Chiudendo il passaggio. E io mi volto. Non riuscite nemmeno a parlare tra di voi. Ah, neanche da quella distanza? No, adesso che siete qua non riuscite non posso a fare la vibrazione per farli sentire qualcosa? Non parole, ma tipo che magari si girano. Puoi provare a fare una cosa da baritono col bardo. Provo. Vai. Perché vuoi fare questa cosa? Perché è una prova, fatti miei. È una prova di costituzione, no, più cantastoria. Perché non voglio che non muoiano così, okay, se posso. Io se scappo, muovo, io vado dietro al verde e cerco di spezzargli il collo. 15 e costituzione. Sì. Che 21. Se vuoi fargli sentire qualcosa di strano, che magari si girano. Questo più vicino si gira, magari vede Tane e fa per schiacciare l'allarme. Iniziativa. No, devi inginocchiarti e alzare le mani. Metterò dopo. Che fine hanno fatto i miei dadi? Scusate, no, io ho preso dei dadi che erano qua al centro, ma non so. E c'era qua una scatola di dadi. Ah, ci ho messo sopra io le miniature. 14. Sono 18. È più destrezza, no? Sì. Ok, off. No, vabbè, destrezza pura o con modifier? No, con modifier. Allora, quanto? Porco Giuda. Bucio di culo. E 24. Addio. Coglioni. Quanto hai detto che fai? Cos'è successo? Cioè, perché? Cos'è successo? Sei scappata? Io stavo pensando... Non è la tua iniziativa. Com'è possibile che tu sei sempre il primo in questo periodo? Perché ci sono sempre ospiti che rubano il feng shui e una farfalla batteriale. È come sai come il caffè, quello che è più buono, il caffè prima viene cagato da tipo i suricati o dagli elefanti, il guano dei pipistrelli, il guano eccetera eccetera, uguale io, gli ospiti prendono il feng shui e io respiro poi il... Quindi magari tiri peggio. Ma tu quanto hai fatto, Claudio? 14. Io ma 18, okay. Ah, era al contrario. Sì. Okay. Alphonse. Beh, se vede il tizio che sta... Sì, si sta proprio... Allungando verso l'allarme. Verso l'allarme, io... Non mi ricordo come si chiama... Mi pare evidentemente un atto ostile. Visto che sono un Battlescald e ho il talento per farmi Battlecry da solo, anzi per poter fare Battlecry come azione, e la suoni senza tirare, esatto, più né meno. Chi è questo qua dietro? Moribar. Che è ultimissimissimissimo. Ma se lo combatte, se manca non mette. Will, fermalo! E gli faccio che il movimento gratis c'ha. E visto che sono champion in questo, mi viene anche a me. Ok. Quindi puoi muoverti subito. Vabbè, prendiamo l'iniziativa al volo, vale. Movimento gratis. Questo è quello che sta suonando la radio. Ok, io aspetto che si muova lui un secondo. Questi sono i tavoli. Io cerco di mettermi qua e vado se posso. Vedo se c'è qualche altro allarme di là. No, non ti sembra. Quindi lui si mette di fianco al nano che sta per suonare l'allarme. Sì. William si mette di fianco. E io mi sposto qua. Gratis, quindi c'ho ancora tutto. No, ho usato l'azione. E come azione bonus inizierò a cantare la canzone del sangue versato. E anche il movimento, se vuoi. Sì, quel movimento. Riesco, perché non si sono accorti, a mettermi tipo in mezzo a loro per... Fagli ancora più brutto?
Sì, non hanno ancora avuto modo di fare. Ah, con l'armatura e lo scudo. L'armatura gli fa malissimo. Dopo Alphons, Broxnar. Ok, io spacco quel nano senza troppi. E la canzone è la variante di quell'altra, è non mi darete calcio ormai. Okay. Neanche un livido. Lo sconocchio da dietro. Vai. Sgarruppare il nano. I nani hanno 16. 15. Ho come l'impressione che te l'abbia colpito. 20. Preso. Ok. Tanti schiaffi. 2. Quanti te ne servono? 4. 4 di 10, più, eh? Betti tiri 4 di 8, quindi. Come 4? 5? 6 di 5? 10, 20, 20. 6 di quinto, 5 di 10. Ah, sorry. Quanti punti ferita? Di che livello è lui? Lui chi? Potete aggiungerne uno. Non ha un livello. È più basso. Cioè. Cosa hai fatto? 3, 2, 5, 1, 6, 12, 18, 18 più 6, 24, più 3, 27. Danni? Sì. A schiaffi. C'ha più di 64 punti ferita? Moribar, sì. Ok. Gli altri immagino tutti. È morto? Sì. Bene, mi prendo la barba. Come azione gratuita prendo la barba. Cioè, talento? È una fit. Della razza. No, è il suo background. Ha sacrificato del background per avere strappa barba. Esatto. William. Va bene, io faccio Slick Feint perché non voglio ucciderlo, ma voglio stordirlo. Già mi piace, altro che Brox. 13. Anch'io lo volevo stordire. Preso. Colpito, niente, non fa danni, stordito. Ok. E potrei fare un attacco secondario contro un altro bersaglio, vedete che mi giro come per pugnalare l'altro, ma... Il movimento non l'hai fatto, quindi in realtà ti potresti muovere e farlo. Ah, cioè posso perché farlo il suo era un movimento extra. Ah, allora lo faccio, mi piace. Attacco secondario contro un altro bersaglio, destrezza più 2 contro CA, 12 colpito. A voglia. E faccio livello danni soltanto. Però. Più 5, no? Sì. Più il furtivo, o no? No, il furtivo mi sa che devi fare proprio... No, io non faccio mica il furtivo contro quelli che non hanno ancora agito. Ah, giusto. Quelli che non hanno ancora agito. Quindi quanti danni faccio di furtivo? Non mi ricordo. Ce l'avevi segnato. 2 di 6. Li ho potenziati, no, i furtivi, per caso? Mi sembra 4 di 6. Sì. O erano di 8. O era 2, ma di 8. Manuale. 6 per 100. Riposo. Tutto subito. Perché io ho la scheda ancora di quarto, magari di quinto salgono. Allora, erano 2 di 8. Al sesto diventano 3 di 8. 1, 6, 7, 7 e 2, 9, 9 e 5, quindi 14. E questo muore. Io gli faccio... Gli urlo in faccia. È un avvocato. E non si sente niente, però. Quello giallo. È tipo film muto, ci sono le prese. Esatto, in più c'ho l'elmo, quindi lo sento più io e mi do fastidio. Ah, però tu sei vicino in realtà a lui. Sì, io sono lì, sto facendo brutto. Questo nano che è l'unico rimasto in piedi. Arrenditi! Agisce prima di me. Agisce Grazie. Prima di te. Prova a disingaggiare. Perché ce l'avete... Addosso. Non prova a colpirmi? No. No, non sono neanche armato. È un fumble! No. Sì. Ah, sì, ok. Ah, che bello questo potere! Dimmi cosa gli succede. Prova a disingaggiarsi, cercando di disingaggiarsi, fa un passo indietro, c'è una sporgenza, cioè visto che è un, ci sono un sacco di banchi da lavoro, c'è una sporgenza a livello della sua testa, picchia di nuca e rimane stordito questo round. Ok. Quindi anche lui è stordito. Evitiamo che suonino gli allarmi, diciamo. E sì, tocca a te. Tocca molto bene. Io... Potere razziale. È un potere razziale del Tiefling. Tutto ciò, un tiro sotto 5 è una volta a combattimento è un fumble. Mica, porta sfida. E dico anche cosa gli succede. Io vado davanti a lui, in realtà anch'io lo voglio stordire, sono danni, però gli voglio dare una botta con lo scudo, se non lo morde, perché ancora non ho capito come funziona sto scudo, gli voglio dare una botta con lo scudo e come si dice, farlo svenire. 3 più 10. Non l'hai preso. Ci ho provato. Sto scudo. Nonostante sia stordito, tu fai. E lui è troppo. Ti aspetti che reagisca, non reagisce. E invece, ti coglie impreparato. Quello che posso fare con l'azione bonus è un balletto. Non mi speravo mi attaccasse.
una canzone, un balletto, la testa di Batman dentro un sacchetto. Sono uno di 15 anni di te, devo solo avere quel gusto, per un che non mi ha attaccato. No, 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 no. Come fai? Perché c'è la canzone che mi dà più 4. Ah, niente, basta, ho finito. Come azione bonus mi sposto giusto di quel tot per mettermi fra... Oddio, se posso. Se no, posso no, spostare. Io sono in faccia. Quello che voglio, l'importante è... A me lui no, ti spingo via. C'è qualcuno fra... Sono ostile, gli faccio l'attacco d'opportunità. C'è qualcuno fra il... scusatemi, fra il nano e l'eventuale... Pulsante è qua in fondo. Ah, proprio ce n'è uno solo? Sì, sì. Ah, allora che mi frega. Lui voleva scappare. Questo stava solo scappando. Esatto. Va bene così. Beh, possiamo anche concludere il combattimento perché sono tutti storditi. O morti. No, quello lì non è ancora in piedi. Perché lui gli ha appena dato la scusata e l'ha mancato. Ma era assordito per il colpo. Sì, però non era svenuto. Ah no, ok, svenuto no. Perché tocca a me. Va bene. Io mi giro verso di lui e gli faccio: si fa così, e gli do io la scusata in faccia per stordirlo. Dai, fai fumble. No, ti prego, dai, 20 qua. Dai, fai fumble. Ah, dai. Non ma sono competente. No, posso? Ma sì, ma ce l'avrà fatta. Tu usa gli spuntoni finalmente. Cazzo, c'ho gli spuntoni sullo scudo. E lui adesso prende danno e muore. Bravo, Alphonse. Tu capito? Mi vedi felice e faccio. Bravo, Alphonse. Cavolo, finalmente. E mi volto verso Brockstar. Aspetta, vediamo. Lui impara piano. Forse non l'ho preso. Mica male. Perché quando non sei competente. Non c'è negativo, tirato, quindi almeno 16 l'ho preso. 16, vabbè, quanti danni gli faccio? Una scudata con gli spuntoni. 5 c'era anche la forza. 5 di qualcosa. 5 di 4 più la forza. 5 di 4. Sei quinto livello. Quinto, sono 5 di 4. Tieni, tira. Hanno 7 PF. Dai, vediamo se è la fortuna di Roberto. 3, 1, 4. 2 qua. 6 più 4, 10. 14 più 5. Più 1 perché c'è l'escalation. Benissimo. Più 5 più 6, 14 più 6, 20. Gli pianti una posso nello stesso istante spezzare la canzone perché può usare un recovery. Se me ne rendo conto. No, un recovery, è morto. Gli hai piantato uno spuntone in testa. E infatti lo senti che ti pesa sullo scudo perché non si stacca. Non senti quello che dico perché ci sono le presse, ma vedi le mie labbra che fanno. Bravo, sono molto fiero di te. Cerco di toglierlo, però non si sentono le mie urla. E così si fa con lo scudo, no. Così si fa. Bravo. Lo tolgo. Fai un po' di forza e riesci a staccarlo. Yeah! Cade per te. Vieni inondato. Mi da giro, no, mi giro e vomito sugli stivali di Tain. Vabbè, la prossima volta. La prossima volta questo lo evitiamo, però bravo. Gli fa bene stare con te, Brockner. Bene. Sei spostato a sinistra. Bene. Mi sposto. Io uso di flauto, tu usa di spuntoni. Proprio sopra il tizio. E mi tolgo l'elmo perché ho vomitato con l'elmo addosso. Che bello. Quindi ha fatto proprio tipo. Ci metto un piede sopra e lì punto il piede sul petto e gli punto il coltello al collo. Io mi avvicino a tanto così al tuo orecchio e gli dico: magari lo interroghiamo lontano da qui, potrebbe essere faticoso. E Moribrar dietro di... Faccio un challenge col capo. Moribrar ti picchietta sulla spalla e ti indica una leva con su scritto acceso spento. Tira la leva e sentite un forte fischio di vapore che arriva da qualche parte oltre il muro. La cosa interessante è che adesso ve ne rendete conto, è talmente forte il rumore qua dentro che è impossibile che nessuno fuori abbia sentito la pressa, però effettivamente neanche voi dalla porta. Quindi eravate una stagna per, cioè... C'è qualche cosa probabilmente di magico intorno che assorbe il suono e la insonorizza. E allora io guardo Brockner e gli faccio: vedi, può gridare quanto vuole, è una buona notizia. Oh, bene. Noi però fare interrogatorio formulario breve, cioè per noi... forza, non è che possiamo perdere tempo. Eh no, perché ieri lui fa poliziotto buono o poliziotto cattivo? Ma dice no, questa poliziotto cosa. Buono o poliziotto cattivo? A Trachis c'era poliziotto cattivo e poliziotto peggiore. Ah, anche in orcheria c'è questa cosa di uno più picchia più forte dell'altro e loro fanno così, quindi noi molto più vicini di cultura di quanto noi pensare. Vedi. Si imparano un sacco di cose. Posso tagliare lui mano? Mica gli serve per parlare. Ok, posso strappare dito con denti?
Se vuoi posso occuparmene io. I suoi, dici? Ah, io Austin come lo conosce per educazione cede te, però fagli male. Ti ringrazio. Sorrido al nano e l'infilo, proprio l'infilo, la punta del coltello nella spalla. Quella è una vocale, a noi servono risposte. Lui buono livello di dolore, sì. Che cosa non parlerò facendo? Con voi, cani! Lo stai già facendo. Estraggo il pugnale e il sangue gli schizza tutto. Bastardi. Sai lui... qual è il bello dei pugnali? Che sono molto sottili. Sai in quanti punti del tuo corpo posso infilarlo prima che tu muoia? Lui è quello gentile. Non avrete niente da me, neanche con un pugnale, neanche con 20 pugnali o 1000 pugnali. Io mi pulisco le punte trattenendo un po' sui vestiti di Brockstar. ho studiato la tortura per molti Bravo. Anni. Io orgoglioso di te, Alfons. Mi piacciono quelli come te, quelli che combattono. Mi piace spezzare la loro volontà. Li dico sorridendo proprio. Stiamo salvando l'imperatore, no? Cioè, può capitare, no? Giusto, sì. Però adesso di assassino! Adesso come avete tu con lei? Mi ha attaccato, ha sbattuto la testa, è basso, si è spostato. Perché devi privarti dei tuoi meriti? Hai attaccato una persona con lo scudo, è stato un ottimo attacco, ben piazzato, a differenza del mio. Gli hai spaccato la testa. Giusto, bravo. Non c'è niente da dire di altro. Infatti, posto così. Se volete uccidermi, uccidetemi. No, non vogliamo ucciderti, vogliamo divertirci un sacco. E allora divertitevi, basta che non parliate. E io in silenzio tiro fuori un astuccino. Un astuccino da professionista. Pieno di cose strane che non sai bene che usi, a che usi siano rivolte fino a quando non lo costati nella pratica. E in silenzio, deliberatamente. Tra l'altro, questa cosa succede sempre fuori scena nei film, per cui nessuno saprà mai come funzionano esatto, quelle cose. Esattamente. Ma prima di fare questo, visto che mi finisce la canzone e devo far usare un recovery, se vuole lo può usare il tizio. Non hanno recovery PNG, e allora nessuno. Lo stiamo facendo per una cosa più grande. Sì, sì. No, io d'accordo. Lo sto facendo per divertimento. Sono assolutamente d'accordo. No, è la causa che importa, è la causa. Vuoi occupartene tu? Vedo un certo professionismo. Come di serio, proprio come se fosse Io proprio neanche ti rispondo perché sono immerso nella mia... Cioè, come si dice? Vedi che lo sto facendo come una cosa, come... È come un piccolo rito, è presente? Ma non tanto come qualcosa di rituale, come se fosse il rituale di un sacerdote. È come qualcuno che intaglia il legno da così tanti anni che quando lo fa sovrappensiero, si perde. È una cosa zen. Io gli dico solo al tizio un po' ridacchiando nervosamente. Lo levo allora e lascio fare a lui. Credo che in questo caso, amico, ti sia capitato il poliziotto cattivo, quello cattivissimo e quello brutto e cattivissimo. E cerco di far trapelare sia sincerità che un po' di preoccupazione per lui. Allora, non otterrete nulla da me. Quello che faccio io non è cercare di farlo parlare con la tortura, ma colpire i nervi del dolore in maniera capillare, in modo da stordirlo a livello tale per cui è confuso e non sa bene da che parte è girato. Okay. Lo voglio ammorbidire per Brocknar. Io osservo molto attentamente, molto incuriosito da questa scena perché devo Io mi avvicino dietro al tizio. Ci sta inquisitore? Sì, ci sta inquisitore. Minchia, se ci sta inquisitore. Cosa uso però? Perché normalmente ti direi carisma per interrogare, però qua è secondo me più intelligenza perché è una cosa più programmatica e più 19 più 7 più 6. Ok, spezzato in pezzi. Cosa fai? Mi dici all'inizio nel dettaglio. Certo, allora quello che faccio è prendere degli stiletti molto come si dice, molto 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 sottili. Non voglio menomarlo, non voglio tagliargli delle parti. Li scaldo in modo che siano roventi e poi gli prendo i punti di acupuntura, proprio cioè gli agopunti e i nervi. La mia intenzione è quella di, all'inizio, aumentargli la percezione del dolore a livelli mai visti, dopodiché portarlo in uno stato di semicoscienza. Lo voglio portare in una soglia molto vicina al siero della verità, ma senza che se lo vada per niente. E mentre lui fa questo, al momento in cui mi sembra più opportuno, mi avvicino all'orecchio del tizio e gli sussurro: hanno cancellato la runa di controllo dei golem, tutti quelli che stanno montando potrebbero uccidere te e i tuoi compagni. Io non voglio che muoia nessuno.
Digli quello di cui hanno bisogno. Sarò felice di morire se questo è quello che sperate. A noi va bene un massacro totale. Si rivolteranno contro di voi. Bene! Ottimo! Mi giro e mi vado nell'angolo a vedere i golem perché non voglio vedere cosa gli finisce di fare. Ok. Ora che ho finito con 20... Ed è qui che la telecamera si sposta. Ora. E segue me mentre non esatto. Si vede cosa sta succedendo di là. E io che scuoto la testa. Col mio 32 totale di risultato, io voglio far sì che tutto quello che gli fa Proxnar sia sentito 10 volte tanto e che lui abbia molto meno filtro sulle domande esplicite. Ok. Tu hai imparato da me. Ma io adesso imparo quello, da te. Quello del dolore, quello che sì. È il dolore è troppo intenso che... Hai presente quando il dolore è troppo e quindi il tuo sistema nervoso spegne gli interruttori e non senti più niente? Adesso è disattivato. In più lui è troppo stordito per riuscire a filtrare le informazioni che dice o non dice. 32, gli ho detto. Tu hai imparato qualcosa, adesso osservo volentieri. Ok, allora io prendo il cadavere del nano di fronte a me e gli stacco un braccio. Ok. Fammi una prova di... Tu hai cacciatore di nani o qualcosa del genere? No, clan champion, wrestler e bodyguard. Clan champion e intelligenza. 8 più 2, 10, intelligenza 7, quindi 17. Il sangue di questi nani non ha il colore del sangue dei nani che hai ucciso in genere. È più verdastro. Che rosso. Traco spaziale, sparia nello ma spazio. Ma sono nani normali esteticamente? Esteticamente sì, esteriormente sì, e non sono dei mutaforma normali perché i mutaforma in genere quando muoiono tornano alla e poi noi che non siamo esperti di sangue di nano ci sembra quasi, cioè sembra normale. È una cosa molto sottile. Io mi fermo davanti al moncone. Io ho già visto questo colore di sangue di nano. Strano direi. No strano. Lui no, sangue di nano. Questo non nano. Quindi barba non vale! E butto per terra. Sono dei mostri? Sono qualcosa di diverso rispetto a nani, non nani. Quindi tu, Alfos, no, ucciso nano. Peccato. Poi prendo il braccio e glielo chiavo in faccia con lei. Però con frustrazione, non per fare male. Senza quel piacere intrinseco. Con stizza. Ho un'idea. Mi avvicino a te. Chi su un mostro? Dimmi. Lasciamolo andare, vediamo dove va. Perché ti no? Dico l'orecchio. Se sarà ancora in grado di muoversi alla fine. Probabilmente andrà a schiacciare l'allarme. Facciamo finta di... No, noi staremo qua e lo faremo andare. Facciamo finta di litigare tra di noi e tu lo liberi. Questa è un'ottima tattica. Penso che sia molto difficile far finta di litigare con Brosnar. No, e non far finta di litigare con Broxnar, io te lo assicuro, non è una cosa simpatica. Beh, allora, visto che sei più abituato di me, ti indico lui mentre sta gettando il braccio. Io ti guardo con uno sguardo che esplicitamente ti dice, grazie al cazzo, non ci penso neanche. Ho detto, guarda, è una buona idea, ma potrebbe essere poco applicabile in questo specifico contesto. L'unica cosa è che Broxnar più nani uguale non so quanto sia applicabile, soprattutto perché non gliene frega assolutamente niente. Questi... vogliono attivare i golem impazziti e anche se ammazzano loro sono contenti. Va bene, noi siamo qua, lui scappa, dove va? Ma non scapperà, andrà a attivare i golem. E intanto sottofondo c'è Broxnar che fa poltiglia di nano. Va bene, troveremo un'altra via. Era un'idea. No, era una buona idea, cioè sì. Ti avrei seguito. Però a quanto pare non gli interessa di cosa venga distrutto da questa guerra. Beh, però questo non significa che magari non avrebbe fatto. Cioè, in realtà è una buona idea vedere che cosa fanno, perché li vedevo molto... molto molto dediti, magari buondava in... magari non subito, però insomma io posso seguirlo per un po' di tempo, da qualche parte andrà. Qua non ci sono molte risposte. Se volete io vi do una mano, ma non credo che funzionerà. No, più che altro che io posso anche usare pazienza, Al sicuramente, Broxnar con i nani. Non sono nani. Io indico la bambolina di Broxnar che sta tirando, secondo me sì. La bambolina si sta muovendo. Secondo me è il suo portafortuna. Cioè, ti fa percepire i nani? Sì, è già dalla porta. Ma prova a avvicinarla a vedere se si reagisce di più. E si sta muovendo. Quindi... sta muovendo le braccia verso. Proviamo a parlare con Broxnar. Chissà quante cose può fare questo Taruk ai nani che lo seguono. Però secondo me sono nani.
magari siamo a metà. Posso provare, intanto è legato, no? E... Vabbè, legato a fargli una prova tipo di medicina, gli guardo l'occhio, provo a capire se c'ha cose strane. E uso nel mio rapporto con le icone, nuovo, la mia conflittuale con il crociato. Perché ormai sono quasi un esperto di torture e quindi voglio provare a vedere dopo averne viste in due giorni. Le icone, cos'è che scrivono? Due. Allora, lo rispieghiamo. Profilo LinkedIn. Lo rispieghiamo ad Andrea e anche per chi magari ci ha beccato a metà stagione. Le icone, che sono questi personaggi appunto iconici di tredicesima era, possono avere delle relazioni conflittuali, neutrali o amichevoli con i personaggi, e in base a quanto è forte questa relazione tu puoi decidere di tirare dei dadi da 6. Per ogni 6 che ottieni scopri qualche cosa che ti dà un vantaggio che dipende dalla relazione con questa icona. Ad esempio, se hai una relazione positiva con il re dei nani, il re dei nani potrebbe aver scoperto che vicino a te ci sono delle spie e ti dà una mano dicendoti chi sono, oppure dandoti un'arma apposta per sconfiggere le spie. Ma quindi sono, diciamo, robe passive che fa il master, no? No, potete essere allora, può essere una cosa che vi chiedo io. Meno un di 6 col diabolista, no? Esatto. Se vi capitasse, ad esempio, di arrivare in un posto dove ci sono seguaci del diabolista, demoni che stanno possedendo creature o cose simili, tu puoi decidere di fare le prove normalmente, oppure mi puoi dire: io provo a vedere se la mia relazione con il diabolista mi porta qualche cosa. Io potrei usare qui, per dire, che ne so, la mia relazione con i nemici del diabolista, perché è un di 6 meno, per vedere se c'è qualcosa di diabolico in atto. Esatto. Tipo, se ce l'hai di solito negativa e tipo magari se vuoi scoprire un punto debole, lo faccio vedo se c'è qualcosa di diabolico in atto. Ricordati una cosa, con 6 è un successo, con 5 è un successo. Però va bene, io tento di fare questa cosa con i nemici del diabolista. Quanti punti hai? Uno? Sì, ho un negativo. Quindi okay. Tiro un dado, no? Prendi un dado da 6, ce l'hai già. Non fare 5. Uno. Non succede niente. Non sei sicuro né in un senso né nell'altro, non ci sono segni evidenti e non hai ricevuto notizie dai tuoi amici di attività demoniaca nel Palazzo Imperiale. Ho un'altra domanda riguardo i punti delle icone. Ho visto che al quinto e all'ottavo c'è un avanzamento sulla relazione con le icone, sì. Ma non so cosa significa o dove andarlo. Vuol dire che puoi aumentare il numero di dadi che hai in una relazione con un'icona oppure crearne una nuova. Di quanto? Uno. Crociato? Tutto all out sul crociato, ovviamente. Io non ho neanche una relazione amichevole. Bravo. Ne ho due conflittuali e una negativa. Sei un elfo, giusto? Cosa vuol dire due conflittuali e una negativa? La stessa cosa. Esatto. Okay. Ah va, mentre... No, è conflittuale, non ambigua. È una negativa. No. Beh, a questo punto... Conflittuale è negativa. C'è conflittuale. No, io c'ho... Neutra? Conflittuale, no. Quella norma, quella amichevole, e poi quella negativa, tipo con Lich King, che io sono... Me lo ricordo anche così, come diceva Alberto. Comunque. Che era quella, non ci sei nemico, ma i vostri rapporti sono un po'... Tesi. Io ce l'ho conflittuale. Che era conflittuale, di fatti. Io ce l'ho conflittuale col crociato. Sì. Perché alcuni adoratori del crociato pensano che io sia un messia, altri pensano che io sia uno scissionista pazzo. Sì, mi ricordo. Che poi il crociato pensano. Tu non hai ancora tirato? O hai fatto 2? Quindi niente. Io non capisco, Broxano. Beh, però posso fare la prova di medicina. Sì. Vieni un secondo, scusami se ti interrompo. È un nano, sembra un nano. Tu prende cura di lui mentre io allontana e parla Will. Con grande piacere. No! No, di nuovo lui no! Oh sì! Piuttosto l'orco! Datemi il pelle verde! Pelle verde! Figlio di puttana, torna indietro! Oh, io dopo torna, non ti preoccupare perché io stavo solo riscaldando me. Ho avuto un'idea, però voglio sapere che cosa ne pensi. Pensi? Sì. Lasciamolo scappare per finta. E inseguiamolo di nascosto. Magari troveremo anche gli altri. Dove vi siete andati a parlare?
Sì, si è spostati un attimo. Di poco? Sì, sì. Io vedo se riesco a fare un cenno a lui, tipo di andare più lontano o qualcosa del genere. Però andiamo, faccio un cenno, non mi faccio più da solo verso il lato, poi. Provo. Ah, infettivo! Ah. Faccio un cenno, vediamo se ce la faccio. Fumble, ti viene un incenno. Senza fargli vedere il tizio, dal tizio cerco di fargli un cenno tipo di andare più lontano. Così, tipo. Beh, non è difficile, lui è di spalle. Cosa ne pensi? Mi spostate un po'? Io ti faccio un cenno tipo come se lui ci sentisse per allontanarci un attimino. Ma vuoi andare nella... voglio andare nella stanza di Golem. Non voglio andare dove sono tutte quelle miniature rosse. No, vabbè, comunque non li abbiamo ancora controllati, quindi... Io poi mi diverto a fare violenza psicologica mettendo miniature che non fanno niente, è vero. Quindi... Io propone usare lui come... Non posso... Esca guinzaglio. E portarlo via. Noi fare... Tra orchi. È un attimo. Noi lega di lui guinzaglio, manda sempre avanti, trappole prende lui, golem prende lui, nemici prende lui, frecce prende lui, dardi prende lui. Poi dopo un po', lui tutto smontato non può più usare e buttare via. Oppure potremmo usarlo come esca per gli altri. Gli altri potrebbero raggiungerlo. Io non vedo utilità di usare altri, di andare altri, perché tanto poi noi andare da altri e uccidere altri. Ma noi non sappiamo dove sono gli altri. Ah, noi andare dritti per corridoio e vedere che trovare prima o poi. Che bello, è pragmatico, mi piace un sacco. Vabbè, ma qua sembra continuare il corridoio? Sì, okay, non è più illuminato, quindi non sai... Io cerco di nella stanza se c'è qualche cosa strana a parte delle finiamola loro. Dico, bene, allora adesso ultima parte di tortura. Noi butta in mezzo golem e vede se golem attiva. Buono. Ma aspetta, non ha ancora detto un cazzo. Gli vogliamo fare due domande. Non l'abbiamo torturato mica per divertimento. Anche, non solo per divertimento. Non sta dicendo niente, ci avete provato già in due. No, aspetta. Lasciatelo andare questo poveraccio. Al. Non sa niente. Al. Quello che gli chiedi adesso te lo dice. Prima che io avessi finito non ci diceva niente. Adesso non hai finito. Non gli abbiamo ancora chiesto un cazzo. Gli avete sbattuto le braccia di un altro in faccia e basta. Quante? Ci sono delle guardie più avanti? Guardie? Sì, ci sono delle guardie. Spero che muoiano tutte. E quante sono? Oh, non so, non è un mio compito sapere quante sono. Di che non ci sta più tantissimo con la testa. Molto bene. I golem si attivano da soli? I golem si attiveranno quando sarà giunto il momento. Arriverà il segnale del nostro padrone e loro uccideranno tutto ciò che si muove. Il tuo padrone chi è? Lo sai chi è. Ah, sì, lo sappiamo chi è. E cosa vuole? Il signore del veleno vi avrà tutti. Voi e le vostre carni brucerete nel suo... acido, il suo veleno corromperà la vostra carne. Giusto. I vostri capelli cadranno, i vostri occhi verranno consumati. Non conviene di sveglia un po' lui, perché adesso è in delirio. Gli prendo una mano e gli strappo il pollice. E che glielo spezzo, gli strappo il pollice. Certo, sarebbe. E poi adesso io voglio vedere anche come fa un orco a strappargli un pollice. Dici di forza e basta. Gli filo il mio dito qua e poi glielo strappo. In effetti. Dice che voglia. Secondo me con forza 20 ci riesce. Sì, no, beh, sì, certo. Lui è come la montagna, mi immagino la montagna. Dici che uno così te lo riesce a strappare un po' invece. Minchia. Lui ha più. Ma si rifà di più sovrumano. Ha più 10 di bonus, quindi. Beh, ho più 5 io e ho 10 comunque. Beh, ma sei un personaggio di quinto che qua va escalation. Sì. Hai tirato una arrancata con lo scudo, ma l'avevi fatto in vita tua, hai fatto 18 danni, minchia. Senza competenza, senza niente. Bah! Mi sto stancando. Questo è un numero dito di risposta che non serve. Adesso noi dire altra, rispondere. Allora io ti posso dare altre 9 risposte che non vi porteranno a nulla. Ah, bene, fantastico. Comincio, gli stacco l'indice. Ah! Medio 8. Fagli qualche domanda esplicita. Mi sa che si sta divertendo qua. No, divertendo. Dov'è Taruk? Il mio signore è nel palazzo dell'imperatore. Al suo fianco. Quando sarà il momento, lui sarà il primo a morire. Cosa vi ha fatto per farvi diventare così? Noi siamo i suoi figli. Non ti ho chiesto chi siete, ti ho chiesto cosa vi ha fatto. Noi siamo i suoi figli, è una risposta. Ma ci abbiamo tutto adesso, Brox? Certo. Ah, basta, allora chiamiamolo. E facciamolo a pezzi. Sì. Gli manca la bacinella. Manca di pozza. Io devo essere immerso in pozza fino a Cintola. Sì, ce l'abbiamo. Ma dove di pozza? Facciamo così, magari lo...
Io avere il rituale orchesco per richiamare Taruka, lo richiamo davanti a me e poi spacca testa. E che cazzo? Il palazzo non gli servirà a niente. Funzionerà questo rituale. E taglio la gola al nano. Perché? Come perché? Perché prima che gli dicessimo il piano lo potevamo anche lasciare andare, glielo diciamo davanti. Non era lasciare andare, era farli perdere. Nessuna aveva intenzione di lasciarlo andare. Le speranze. Sì, bravo diciamo, di Tain, lui tanto non parla. Era per dire ti facciamo venire qua il tuo capo, lo facciamo a pezzi, tasche, e magari lui si spaventava e diceva no, non potete farlo uscire dal palazzo, non ce l'avete il modo, non ci riuscirete mai, e ci faceva capire che aveva paura di... Sì, ma glielo dobbiamo dire col piano vero, cazzo, scusa. Cioè, davvero che dovevamo spaventarlo, questo qua era pazzo. No, dovevamo spaventarlo con il piano vero. Non era facilmente spaventabile, hai visto come l'ho torturato, cazzo. Ma magari... ci poteva dire anche se lo chiamate lui è invincibile, vi ucciderà tutti, evitavamo di chiamarlo. Lasciare la speranza quando ci trovi. Interessante, se volete possiamo trovarne altri e fare esattamente questa cosa, tanto io la sarò ripeto. Onorato la tua tortura è andata perfettamente comunque. Beh, infatti, perché lui vi ha detto tutto quello che gli avete chiesto, non gli avete chiesto molto, ma cioè, sì, in effetti è vero. Lui sta intanto cercando indizi nelle tasche o che nella mentre parliamo sui tavoli e sì. Quello che trovi è loro addosso non hanno praticamente nulla se non gli attrezzi da lavoro. E tutti hanno però un medaglione a triangolo invertito, sì, con la testa di tre draghi incisa sopra. E quella centrale è colorata di verde, mentre le altre due sono che è il simbolo che è il simbolo di Taruk sostanzialmente. Ha qualche proprietà particolare, cioè di che materiale sembra essere fatto? Senti che è una è probabilmente magico, perché senti che emette una leggera vibrazione e non sei sicuro di cosa faccia, ma hai visto qualche cosa di simile usato da pattuglie particolarmente avanzate in alcune città. Serve a sapere quando chi lo indossa muore. Cazzo. Sì. Perché questa esclamazione? È una voglia a cui non posso indulgere in questo momento. Penso cazzo. Che qualcuno. Questo medaglione ha segnalato a qualcuno la loro dipartita. Avevo detto che non bisogna uscire. Quindi dobbiamo muoverci. Guarda, io ricordo che tu non era un nano. Ma non era un nano. Vado avanti. Era un figlio di un drago. Non perdiamo tempo in chiacchiere. Noi di Devesi smonta di golem. Senti, no, più che smontare, Al, tu che sei una persona di cultura e soprattutto particolarmente ossessionata dagli oggetti, potremmo dare un'occhiata attenta a quei golem e capire quanto sono pericolosi. E vedere anche se non hanno più la runa, perché noi siamo entrati in un laboratorio molto simile. La runa? Noi siamo stati catturati. Siamo entrati dentro il... siamo venuti a cercarvi, siamo entrati nel... dove eri andato tu un'altra volta, nel posto del crociato. Ah, era la tipo... Scattate un po' di trappole, sì. Qualcuno ci ha rapito, ci siamo ritrovati in prigione, abbiamo ucciso un demone, siamo scappati di prigione, ma abbiamo trovato dove va a finire quel nastro lì, quello che si sta allontanando, è dall'altra parte della città. Ah. E lì stanno costruendo e marchiando con la runa di controllo i golem. Noi abbiamo disabilitato la runa di controllo. Li avete già esaminati? Vediamo. Intanto mi avvicino. Ma ci basterà distruggerli e risolveremo i problemi. Sì, però vuol dire che non sono ancora arrivati. Hai voglia di distruggere i golem, è una cosa lunga. Beh, se sono inattivi magari è facile smontarli. Ci vorrebbe Ripul. Dov'è Ripul? Noi di deve dismontare di golem. Lui detto che di golem deve uccidere tutti. Non gliene frega niente della runa. Complotto vuole distruggere di Imperatore. Sì, Taruk uccide Imperatore. Se invece che smontare tutti i golem stacchiamo la testa a Taruk, risolviamo il problema alla radice. Cosa che io... No, perché golem controllati magari no da Taruk direttamente. E quindi golem attiva lo stesso. Ma io controllo i golem nel frattempo. E mentre... Basta, io faccio quasi un cenno da senso, poi mi avvicino giallo, a Broxnar e gli chiedo un po' più a bassa voce. Ma nello specifico del genocidio a noi che cosa cazzo ce ne frega? No, a noi interessa niente, ma se dopo interrompe dopo se io golem in mezzo scatole mentre uccide Taruk è rottura. Questo è il problema, sì, hai ragione, va bene, senza nessun background. Quando ti avvicini al golem anche tu, vedete che vi seguono con la testa, non stanno facendo niente, però non sono spenti, sono attivi. Stanno attendendo l'ordine. Io però provo avvicinarmi. Sono attivi, quindi probabilmente se cercate di distruggerli si difendono. Certo. Io provo a avvicinarmi. Sta fermo. Vedi che sta iniziando a muovere il braccio. A che distanza? A 40-50 centimetri. Al passami quel coso. Medaglione.
passo il medaglione. Uno dei medaglioni. Tengo il medaglione in mano e avvicino comunque il dito. Fa per prenderti la mano. 12 più 8, 20. 20, esattamente 20. Senti che ti prende il dito e sta iniziando a stritolarlo molto forte. Faccio così. Col medaglione io lo sbatto in fronte. Ah! Ah! E io dietro, ah, sei proprio un coglione. Mi sbatto il medaglione in fronte. Sono 14 danni. Ah, ah! E ti sbatto il medaglione in fronte. E vedi che ti sta trattenendo e sta facendo sempre più pressione. Attaccate solo. Ma riesco solo a sfilare il dito? Adesso puoi provare. Che si deve fare? Che legge dice per Golem? 11. Ok, riesci, facendoti ancora un po' male, a sfilare il dito. Vedi che lui torna fermo. E riabbassa il braccio. E che cazzo, Al, ti pare? Ti serve per suonare quello? Io mi sposto un po', prendo un sasso e glielo tiro. Riesco a intercettarlo per favore. No, lo intercetta prima il Golem. Che cazzo di Dio. Prende il sasso e scappo indietro. E lo sgretola. E sgretola il sasso. Mi segue? No. Piano B. Proseguiamo. No, perché non gli hai ancora fatto un cazzo. Andiamo oltre, perché questi non li possiamo lasciare attivi, ma non possiamo neanche smontarli uno per sì, uno. Sì, questi sono uguali comunque, no? Sì, avete guardato a caso un paio di Golem da tutte e due le parti e tutti sì. Vi seguono con la testa. Domanda? Scusa, vai. Vai Claudio, tanto poi... Io provo a dargli un paio di comandi a caso. Fermo, spegniti. Sta fermo. Fai due passi avanti. Allora, il crociato è in qualche modo... è stato in qualche modo coinvolto... nella creazione di Golem o macchine, come si dice, macchine senza cervello fatte per uccidere. Quanti punti con il crociato hai? 8. Minchia. Come 8? Hai messo tutto sul crociato? Ah, ok. Si può avere 8 allora. Ma di background? Sì. L'inquisitore? Ah, no, io ti ho detto punti con il crociato. Ah, no. Crociato. Ci saranno 4. Questo loro è 7. Quanti sono passati? Uno per livello? No, è 3 all'inizio, poi uno al quinto e uno all'ottavo. Sì, è vero, perché io ho preso il talento che mi alzava i background. 4. Sì, non se ne legge neanche uno. Molto bene. I miei primi dadi da 5, 6 e 4 e 2. 4. 5, 6. Sì, il crociato ha avuto a che fare con dei golem e quando ti hanno addestrato come inquisitore del crociato... Hai anche dovuto affrontare dei golem per capirne quali sono i punti deboli, perché spesso maghi eretici e altre creature di per sé deboli fanno uso di queste macchine costruite dai nani. Ti ricordi anche che durante la Grande Guerra i golem venivano usati non solo per combattere, ma quando il continente dei nani è stato affossato venivano usati anche come forza lavoro. Chiaramente non si stancano. Sono instancabili. Non so, magari c'è uno switch per disattivarli. C'è una. Ci sono due tipi di golem. Ok. Ci sono quelli controllati da una verga, che sono in genere quelli più costosi, perché dipendono molto dall'oggetto che è costruito. Ok. Come quello che noi abbiamo distrutto fuori il villaggio dei nani. Sì. Esatto. E ci sono quelli che dipendono invece dal singolo comando di una persona precisa, che è quello che ha inciso la runa, in genere. Ci sono quelli che tipo... Magari ci sono degli oggetti che li distinguono solo come alleati, che non possono dargli ordini, ma magari non si rivoltano contro quelli. Sì, quelli costruiti con la verga in genere hanno meccanismi di questo genere. Quelli meno costosi no. Vengono attivati e sta al buon senso di chi li comanda dare degli ordini precisi. Posso supporre che questi qua siano vergati, vergosi. No, è più probabile che essendo attivi anche senza fare niente stiano aspettando un ordine, e che soprattutto Taruk, essendo non un povero scemo, abbia scelto appositamente questi in modo da poter essere solo lui ad attivarli. A controllare e ad attivarli. Ci stai capendo qualcosa? Mi pare di sì. Stavo riflettendo sull'addestramento dagli anni passati. Questi golem probabilmente sono collegati direttamente alla volontà di Taruk. Se Taruk sa che abbiamo... E come fanno a maneggiarli gli altri? Non lo fanno, hanno un minimo distinto di autoconservazione degli automatismi come quelli che hai visto, ma rispondono soltanto quindi alla volontà. Quindi se uno di quei nani si fosse avvicinato qua l'avrebbero fatto a pezzi? Sì. Ah.
Una volta attivato mi sembra molto inefficiente come cosa. Non se sei Taruk e vuoi fare piazza pulita del mondo. Non se vuoi avere unicamente tu e soltanto tu il controllo di tutta l'armata. Neanche dei droni. E non soprattutto se figli di Taruk muore contenti. Una buona notizia però. Taruk deve dare deliberatamente l'ordine. Quindi, per esempio, lui sa, magari sa che abbiamo ammazzato i nani, ma non sa cosa è successo e quando. Se non è qua per controllare i golem. Beh, ma potrebbe essere che un nano si avvicina. Potrebbe essere in arrivo in questo momento. Cioè, oppure Taruk potrebbe adesso dirgli. Oppure, se mi ricordo bene, Taruk potrebbe dire a tutti i golem che controlla: uccidi. E loro, a prescindere da dove sono, si metterebbero a uccidere. Però scusa. Ci conviene muoverci. Scusa, infatti, non ha la certezza. Sì, non ha la certezza che sia stato qualcuno andargli a uccidere. Sì, potrebbero essere morti di infarto tutti e quattro. No, potrebbero essere. Potrebbero. Si è avvicinato un po' troppo ai golem. Mi sembra un lavoro abbastanza pericoloso. In questo ogni che caso, starà venendo a dare un'occhiata. Dobbiamo muoverci. Ha senso comunque, non vedo perché stare qua. Allora scusa, buttiamo i nani vicino ai golem e andiamocene. Vabbè. Magari li fanno a pezzi. Sì, ne abbiamo solo torturato uno, pugnalato un altro. Ma magari li fanno a pezzi. Ah, non è una brutta idea. Assolutamente. Prendo un cadavere in mano e lo lancio contro un golem. Cioè, ma lancialo vicino ai golem. Gli lancio ai piedi o gli lancio addosso? Ai piedi, piedi. Okay. Non voglio che sembra un attacco. E il cadavere cade per terra. Forse ne percepiscono la vita. Ma posso provare? Non hai il medaglione, sto pensando. No. Io provo a farlo. Tanto il medaglione non serviva a pozioni, incantesimi, trucchi che permettano di far ragionare Taruk per un breve momento. Io sto pensando a come rivoltargli i golem contro, almeno per brevi periodi, per rompergli le balle durante il combattimento. Non le conosco, sai, sono un bardo da guerra. Io provo a usare il mio background da clan champion per ricordarmi se c'è un sistema per disattivarli velocemente anche quando sono attivi. Mazzo. Cioè se abbiamo a parte le mazzate. Anch'io voglio provare a vedere una cosa. Benissimo, cazzo di merda. Quattro. Tutto. Più intelligenza. 4 più 2, 6 più intelligenza, 7, 13. Il metodo più rapido senza farli a pezzi è cancellare la runa, però da quello che avete visto questi sono stati interne. Costruiti. Io provo a fare una cosa, non ci ho mai provato, provo a concentrarmi verso il cadavere del nano e a fare un po' di suono, utilizzando la mia abilità da cantastoria e il fatto che io conosco la vibrazione a cui risuonano le anime, per dare anche solo per un istante una parvenza di vita, un piccolo shock, un movimento al nano. Magari non sanno dei sensori così in grado di capire che è stato lui con la voce, quindi magari lo vede muovere e lo fa a pezzi. Vai, canta storia, ci sta. Qual è la cosa unica del tuo personaggio? La cosa unica del mio personaggio? Se si può sapere, cioè nel senso. Ah, è vero, è vero. Beh, dai, sorpresa direi. Ok. Sono 12. Cazzo così. Esatto. Okay. Ho una neanche da 70 cm. Ah. 28. Ok. E quello ho detto sorpresa. Dov'è il cadaverino? Il cadaverino è ai piedi di uno dei golem. Tipo gli faccio vibrare un po' le corde vocali e gli faccio fare tipo così con la mano sul golem. Tipo. E il golem fa qualcosa? Il golem, tu dai un po' più di quello che ti aspettavi. Tu pensavi di fargli fare solo... Sì, fagli fare tipo fallo un po' con la vibrazione e farlo andare addosso al golem. E invece per un attimo praticamente si tira su facendo... Oh, cazzo! Il golem gli prende la testa, gliela strappa. E vedi che il nano sta continuando a fare... Per un secondo, poi... Percepiscono la vita. No, il movimento, non la vita. Il movimento. Beh, ovviamente rispondono agli stimoli. In realtà... E tu stai diventando molto cruento, questa cosa. Il movimento non tanto, perché lui gliel'ha buttato ai piedi e non ha fatto nulla. È quando il nano si è attivato che ha fatto qualcosa. L'azione, cioè hanno dei trigger. Beh, chiaramente sono dei golem. Però vogliamo proseguire? Sì, spargiamoli un po' lì, giusto nella stanza. Vado sempre avanti io. Prossimo. Spargiamoli nella stanza? Sì, sì. Ok, io lancio un nano nella stanza. Qual è quello che sembra meno possibile che sia stato ammazzato da un golem senza farlo a tutti? Immagino quello che abbiamo torturato, ma è quello che avete torturato. Che è quello che abbiamo lanciato. E boh.
E poi ce n'era un altro che mi pare che ha preso una coltellata, no? Vabbè, sì, però una senza un braccio, una coltellata sola. Senza un braccio ci sta. Sì, sì. Quindi se mi sembra a posto la scena non lo faccio. Se quello non lo faccio quello che chiaramente non è stato ucciso dai golem è quello che è stato torturato. Perché che però adesso è stato ucciso da un golem. Sì, gli è strappato la testa. Beh, ce n'è uno trafitto da 96 spuntoni da scudo. Da uno spuntone. E qua è uno spuntone solo. Uno spuntone ce la fa. Sono piccoli, eh. Affassino. Come Johnny Stecchino. Esatto. Affassino. Proseguite e altri gol. No, no, qua è semplicemente una cosa di passaggio. La cosa interessante, Broxnar, è che c'è una piccola discesa delle scale e un tubo che perde ha riempito un po' d'acqua. La cosa, se spaccate il tubo si riempie abbastanza da immergerti a sufficienza. Così sono grossi. Ok, quindi io ho trovato i deficienti per niente. Vabbè, fa niente, lo facciamo noi. Come deficienti per niente? Quelli che versavano il sangue. Tu chiami, no, dobbiamo chiamarlo. Erano tutti contenti, lo andiamo a prendere nel castello. Mori bar. No, difatti, perché stiamo andando di qua? Dobbiamo andare a prendere Taruk. Perché qui c'è di pozza, io fa rituale e lui arriva. Di fianco all'esercito di Golem. Di fianco all'esercito di Golem, ma no, lui può dare i comandi. No, in mezzo all'esercito di Golem. Ma lui gli può dare i comandi. Ma se runa sbagliata, lui gli dà comando, loro attiva e attacca tutto quello che trova. Ma non sappiamo se questi hanno già la runa sbagliata. Ci basterà comunque eliminare Taruk e i comandi verso i Golem finiranno. Sì, ma nel frattempo ci picchia, è un drago. Ci basterà eliminare Taruk. E poi fare entrare un drago qui dentro, non so. Non avevo considerato questo dettaglio, non era stato detto. Io me ne andrei di qui. Sai quelle cose? Però una cosa. Questo è un passaggio segreto, non può chiamare l'esercito. Sì, ma se noi entriamo dentro dall'imperatore, le guardie dell'imperatore ci daranno contro, perché lui è alleato dell'imperatore per ora. Ma infatti è lui che viene qua. No. Ma qui diventa un drago e ci schiaccia tutti. Con i golem. Si schiaccia da solo. Con i golem. Ma non può diventare un drago, perché è troppo piccolo lo spazio. Comunque chiama i golem. Comunque stato detto quando sono stato arruolato questo dettaglio. Ah, c'è Moribar da dietro. Credo era una postilla. Sei tu che non leggi le cose in piccolo. Ti sei detto cauto, la prossima volta sii più cauto. Lui pensava fosse un drago come... Un drago come esclamazione. Guarda che è proprio un drago, molto anni 80. Perché tu da dove vieni, dai ladri, il coma così, si usava i soprannomi. C'hai un drago. C'hai un drago. So che c'ho me. E ladro romagnolo. E andiamo via ragazzi, via. Io non possiamo chiamarlo di qui. Qua, ci sarà qualche altro passaggio. Per andare tu conosci, dove? Tu conosci di complotto contro l'imperatore e non fa niente per salvare l'imperatore. E tua legge dov'è in questo momento? Lo chiamiamo il drago fuori e lo uccidiamo in un posto che avremmo dovuto cercare. Ma lui attiva Golem lo stesso. Ma ci mettono un giorno per arrivare se lo chiamiamo fuori città. Scusa, non hai detto che il rituale lo obbliga a venire? Potrebbe essere obbligato a venire e attivare lo stesso i Golem per fare un macello qua in città mentre noi lo aspettiamo fuori. Ma qual è l'alternativa? Prenderlo di sorpresa. E quindi il rituale non ci sarebbe a niente. No, noi con rituale prende di sorpresa. Come? Se gli andiamo lì, non lui non aspetta di arrivare immediatamente facciamo qui grazie al rituale. Ma lo evoca, cioè appare qui oppure lui sentirà la forte desiderio di venire in questo posto? No, lui gli è evocato qua. Sì, allora, ripassiamo un attimo, così, magia? Ripassiamo un attimo. Posso provare a fare una prova di conoscenza del rituale orchesco? Signore, è molto difficile. C'è delle storie, però tanta storia. Noi proseguiamo. Se troviamo un posto che è sensato dove richiamarlo, lo richiamiamo. Ah. Int o saggio? Intelligenza. 30, no, 27. Ah, neanche 30. Che 27 è un abnorminio. Non è una parola, però mi piace. Sì, è un neologismo. Adesso è una parola. Oh, è diventato parola petalosa, non puoi diventare l'abnorminio. Sono d'accordo. No, probabilmente è una traduzione sbagliata dall'orchesco. Il evocato e convocato sono simili in comune. Allora, io non so bene come funzioni, però so che non ti piacciono le parole. E che cazzo. Ma è importante, c'è una bella differenza tra evocato e convocato. Convocato vuol dire che sentirà probabilmente un impulso a venire qui il più velocemente possibile. Ma quando? Evocato vuol dire che sparisce. Non abbiamo 12 anni e appare adesso. Va bene, ma questa cosa qui non è importante. Come no? È fondamentale.
Proprio tu, cioè tu mi sembravi anche un minimo decente in tattica, strategia. Forse non stavo ascoltando. Cioè tu vuoi evocare un drago, richiamarlo qui, vuol dire che se è convocato lui deve venire il più veloce possibile, il che vuol dire che mentre viene può dire venite, andiamo tutti insieme. Evocato vuol dire che lui dove adesso si trova sparisce e compare qui. Okay. Quello potrebbe andare bene anche se non lo farei comunque con i golem qua intorno. Se invece è convocato ci arriva un esercito e siamo intrappolati in un posto. Facciamo un attimo un recap. Gli dico solo una cosa. Il problema è che in orchesco evocato e convocato si dicono uguale. Ma non lo sappiamo, quindi. Quindi andiamo per il peggior scenario. Per quale motivo? Convocato. Stiamo facendo peggiore scenario è andare avanti qui, parlare senza avere Taruk di fronte, senza uccidere. Quello è il peggiore scenario. Tutti gli altri scenari buoni. E allora non facciamo il rituale, lo andiamo a prendere direttamente nel palazzo. Comunque, per riassumere per Will. Però il rituale è... No, la lo chiede proprio. E questo è Moribar. Nicandro è venuto da me chiedendo aiuto perché dal futuro, linea temporale. Qual è il vero motivo? Il vero motivo è che questo Taruk che si spaccia per nano e che è diventato molto vicino all'imperatore, in realtà sta cercando di causare una guerra tra l'imperatore e l'arcimago, da quello che mi hanno noi detto. Noi abbiamo le prove. Certo, ma noi siamo... Oddio, adesso forse voi avete un minimo di possibilità di parlare con l'imperatore, William. Ma lui è il suo braccio destro, William. È più difficile che creda a noi nonostante le prove, anche perché nulla lo collega a Taruk. Ma poi, da dove vengo io, la chiesa del crociato è una chiesa che quando ha le prove si muove e fa giustizia, non la delega a qualcun altro. Adesso la chiesa del crociato non è in questo momento molto riconosciuta, perché... Ancora non c'ero io, adesso ci sono io. La chiesa del crociato risolve le cose e poi diventerà quello che diventerà. Io dico solo, ci sono secondo me due sole opzioni. Una, facciamo il rituale e quindi andiamo da un luogo totalmente diverso da questo, il più lontano possibile. Due, andiamo, proseguiamo, cerchiamo di entrare nel palazzo e lo prendiamo di sorpresa. Magari dovremmo fermare qualche guardia dell'imperatore che non capisce da che parte stiamo. Ma a quel punto niente rituale. Non credo alle mie orecchie, ma sono d'accordo con Al. Io proseguirei. Io ho detto due opzioni, non ho detto proseguiamo. Ho detto queste sono le due opzioni. La seconda, io proseguo, okay. Io farei la seconda. Cioè, a questo punto, secondo me, se è convocato e non abbiamo la certezza, anche se andiamo a due ore di distanza da qui, potrebbe portarsi dietro mezzo esercito. Iniziamo a proseguire. Quindi è un rituale di merda. Cioè, gli orchi non sapete fare neanche questo. E do un calcio per terra una roccia. E della testa. Esatto. Cazzo. Dai un calcio a un gol. Ma scusa, ma l'armatura non serve a proteggere i piedi, quella parte lì? L'armatura, quella penso che non serve a un cazzo, ad essere onesto. Andiamo avanti, dai. E proseguo. Prosegui. Cercando trappole. Io vengo. Ed è metallo. Ai ai. Era da tanto che non lo dicevo, lasciatemelo dire. Ho fatto male. Cioè, ho fatto più saggezza per cercare trappole. Sì. Ho fatto 14, quindi non ho fatto granché. Ok, avanzi. Quando tu avanzavi insieme a lui, avanzi, senti un click per terra. Oh, cazzo. E per ora non hai ancora tolto il piede. Will. Ti sei fermato all'ultimo secondo mentre stavi per alzare il piede. Will. Ma sono io davanti, comunque. Lui è andato avanti prima perché... Mi siete attardati. Si è rotto il cazzo. Io provo a usare il mio background di bodyguard per vedere a che livello di trappolamento siamo. Vedi cosa fa l'impazienza? No. Ti indico il mio piede. È sempre intelligenza. C'è una mattonella pigiata. Non è ancora successo niente, 12, ma io chiederei di disinnescarla prima che io sollevi il piede. Perché potrebbe essere un problema questo. Hai già visto cose simili? Meccanismi di questo genere fanno sempre una di queste due cose. Aprono una botola sotto i piedi di chi ha schiacciato quando va avanti, o quando togli il piede chiudono la stanza e la riempiono con qualche cosa di nocivo. Può essere gas, può essere acqua, può essere veleno. Basta un peso? Io faccio anch'io, cerco di capire, perché probabilmente capirò le stesse cose. Sì, tu saresti anche in grado di disarmarla facilmente. Beh, penso di potermene occupare. State indietro. Io no, sicuramente no. Tu resta qua, infatti. Ti metti lì un attimo. Metto lì un attimino. Infilando i tuoi attrezzi da scasso sotto al... No, non serve. Basta il 16 di dado. Oh yeah. Infilando sotto alla mattonella e muovendo un po', senti che fa di nuovo click. E tu senti che torna su. Facciamo che vai avanti tu, va. Scusa. Mi sono lasciato prendere dal momento.
e sto dietro a Will. Proseguiamo. Proseguite. In fondo a questa stanza il corridoio si stringe un po'. È abbastanza largo da far passare i golem uno alla volta. Ok. E inizia a curvare un po'. Finora siete andati praticamente dritti rispetto alle mura, quindi siete più o meno in mezzo al cortile. Ok. Ah, ok. Sento che la mia parcella sta aumentando. Dove li montavano però? Perché quando io sono andato in volo montavano roba anche all'aperto. Esatto, in un angolo dove le guardie sembravano non passare. Agua. Il corridoio qua in fondo invece gira verso sinistra. Ok. Quindi andando verso il palazzo. Ok. Scommetto una moneta d'oro che l'altra porta d'accesso porta direttamente alle stanze o dell'imperatore o del suo braccio destro. Quindi vediamo di non fare rumore. E se becchiamo qualche guardia dell'imperatore, quelle non possiamo ucciderle. Beh, possiamo stordirle. Ok, ma magari proviamo a parlarci prima? Quella in cui siamo è una guerra. Ah, Quella in cui siamo è una guerra. Quando Broxnar è in guerra, non si domanda chi è quello che ha davanti a lui. Per essere completamente giusti, anche quando non è in guerra. E ti sembra, e ti sembra una cosa normale? Una volta ogni tanto. Secondo te perché non ci sono tanti orchi in una città civilizzata? Te l'hai mai chiesto? Perché non è civilizzata? Semplice. Civiltà, orchi. Se tu sei d'accordo con questo, allora no, proseguiamo. Semplicemente cerchiamo di non ucciderli. Parlare. Proseguiamo. Però potrebbero avere famiglie. Lascia tu di pervade te da bellezza di omicidio con spuntoni. Tu lascia entrare dentro. Ma quello te è un mostro cosa. Di Taruk. È un altro, mentre andiamo. Sì. Uguale. Tu devi essere contento di gesto, no? Di chi dall'altra parte. Silenzio. Dobbiamo fare poco rumore. Maestro, te sei arrabbiato. Capisci una cosa però, Broxnar. Tu non sei stupido. Sai che le guardie dell'imperatore sono probabilmente nemiche di Taruk, lo vorrebbero morto e che hanno le informazioni sbagliate. Quindi ucciderle è sbagliato. Noi non sapere chi Taruk messo guardia imperatore. Perché noi poter guardare innanzitutto, se tu volere proprio fare parlare, allora noi guardare se agguanto. Se loro agguanto di scaglie di drago, loro uomini Taruk. Ok, mi va bene. Se non hanno il guanto però e non sembrano troppo aggressivi, sono, cerchiamo di non uccidere. Ok, parte primo pugno, io uccide. Facciamo così. Stordisci. Se non hanno il guanto. Prendiamo, amputazione. Così. Ascoltami. Non letale. Solo braccia e mani. Non letale. Solo braccia e mani. Una mano. Braccia e mani non letale. Un braccio. Lui può vivere tronchetto. Un braccio al massimo. Se ti dà un pugno. Braccio di arma, così può solo usare scudo. Ok. Facciamo così, troviamo delle guardie, le leghiamo e ci vestiamo con i loro paramenti, così eviteremo di dover uccidere altre guardie. Io ho un'idea, però non so ma se quattro dovremmo ucciderle. Lui. Tu sarai il prigioniero, non puoi essere una guardia. Beh non c'è bisogno di ucciderle, basta stordirle. Pesante, combatterai benissimo anche se... Basta stordirle... Togliergli le armature e mettercele noi. Se non hanno il guanto. Se hanno il guanto, diciamo che. Intanto proseguiamo. Ti stai rapportando nella maniera sbagliata con questa persona. La stiamo pagando per lavorare. Le stordiamo o non le ammazziamo? Dai. Vabbè, allora, è pagando? Un rischio. Certo che lo stiamo pagando. Tu stai pagando tu? Noi. Ah, ok. Se poi è un rischio tattico. Ci comportiamo di conseguenza, cioè, nel senso. Sappiamo essere persone intelligenti. Sappiate che tutto questo sarà il mio rapporto all'Accademia. È te che si mette a ridere. Vedrai cosa scrive io sul mio rapporto di unità operazioni speciali di Accademia. Devo tornare a fare guardia a maiali. Penso che sia una delle poche cose che si premurerà di scrivere in tutta la sua vita. Forse è l'unica. Se non mi preoccupa la sua scrittura. Se davvero venite dal futuro, l'Accademia in questo momento non esiste, non me ne preoccuperei. Infatti, andiamo. Ma ci torneremo prima o poi. Chissà se esisterà ancora. Sarà, ma che bel futuro. Ragazzi, potremmo morire di vecchiaia. L'altro è un drago, sopravvive. Vogliamo andare avanti, per favore. No, ma ci sono i cani, favore, che ci possono riportare a casa. I cani? I cani degli orchi. Eh? I cani degli orchi sono loro che vogliono Taruk. I cani degli orchi? Perché sono loro. I cani degli orchi possono viaggiare nel tempo. Hanno preso Taruk, per sbaglio l'hanno portato qua.
Per quello vogliono aiutarci a riportarlo indietro. Taruk non è di questo tempo, come noi. Due cani che parla, che porta via me. Ricorda? Cosa avete fatto? Quello rosso? Quello non rosso? Cosa avete fatto? Abbiamo incontrato i cani degli orchi. Certo. Non mi ricordo come avete incontrato i cani, avete ucciso i demoni. Si chiama droga. Questa roba non la dovete fare. Noi stati scantinato dove produce Golem. Lì noi incontrato i due cani parla che porta via me. Tu ricorda che non porta via me? Ah, è vero! E ho trovato questo e te lo fai la verga. E provo a agitarlo un po' e a capire come funziona. E fu così che scoprì che controllava il demone. Era la verga dei Golem. Verga esatto. Delle fiamme. Esatto. Era. No, è una verga delle fiamme. Senti che diventa calda mano a mano. Cazzo, che la agiti. Fammela vedere, grazie. No. Un secondo. No. Qua è Roberto che entra sempre a gamba tesa. Come No! Questa era di un demone, ci starei molto attento. La prendo. Ok. Niente, vedo sempre col mio diabolist. Oh, se posso capire qualcosa. Quindi molto bene. Visto. Io con... Non hai visto, ho capito come funziona, però no. La fortuna non mi aiuta. No. No, non so come funziona. Io con l'inquisitore voglio capire con sguardo inquisitorio se lui questa verga diabolista da diabolista cerca di soppesarla come farebbe un nemico, quindi schifato e restio, oppure con l'occhietto acceso della persona a cui il diabolista piace. Speriamo che non tiri uno. No, 13 più inquisitore 7 più... Oh, beh, in realtà non ho nessuno sguardo. Lo fai in maniera molto professionale. Ah, va bene, perfetto. Era 8 e diventato 7. Non succede niente, non riesco a capire niente di come funziona l'analizzo. Allora, mano a mano che la agiti, si scalda. Non è ancora a livello da bruciarti la mano, però è bella calda. Tipo d'inverno la puoi tenere in mano per scaldarti. Bellissimo. Ma prova a agitarla molto, puntarla in una direzione. È un aggeggio fatto per toglierti la compulsione della masturbazione. Esatto. Cioè, in realtà è per le donne. Ah. Esiste il gel, però l'agito, certo. L'agito e poi la punto su un muro. Punta contro di Golem, che se scioglie corazza noi sabote sì, e magari ci attaccano tutti. Va bene, mi metto di fianco a Brockstar, l'agito parecchio finché non diventa col guanto quasi insopportabile e poi la punto contro un Golem e pronto che se parte qualcosa mi nascondo io dalla tua. Fai un tiro di destrezza che secondo me ti parte la verga. Quasi. No, c'ho un sacco. Così, solo così, è 16. La riprendi subito in mano. È ancora calda. È ancora calda. No, non è partita però nessuna fiamma. Parti! Vai! Fuoco! Fiamme! Uccidi! E che cazzo! Per il crociato! Vogliamo andare o no? Per il crociato! Non quello, dico. Andiamo. Probabilmente la sua funzione è scaldare. Ok, crociata, la verga si scalda e basta. Noi andare adesso che noi scaldato verga, potete andare. E non è assolutamente la vede anche rotta, eh. Non mi sento. Proseguo. Proseguite il corridoio, appunto, gira verso sinistra finché non arrivate davanti a delle scale. Non sono le tipiche scale a chiocciola naniche, perché sono fatte per far passare i Golem. Ok. Cioè questa struttura è stata studiata. Ci sono delle rampe praticamente. Solo per far andare i Golem il più velocemente possibile. E dopo la prima rampa vedete che si biforca. Ok. In realtà si triforca perché una continua dritta, una va verso più o meno sinistra e una dritta verso destra. Tracce barra polvere? Non c'è particolarmente polvere da nessuna parte, tutti i corridoi sono mantenuti bene e di fattura abbastanza recente anche. La verga si scalda da quel lato, direi a sinistra. Chiaramente. Io cerco di orientarmi rispetto a dove siamo rispetto al castello. Ok, la strada fai una prova di saggezza e ragazzo di strada. Fumble! Bene. Guardi, esattamente di qua. Esatto, nella direzione in cui siamo venuti. Ho detto che di qua. Da che parte? Dimmi tu qual è la direzione. Scegliene una. Dritto. È sicuramente dritto. Finiremo direttamente sotto le stanze dell'imperatore. Beh, ma lì sembra una cazzata questa cosa o ci sembra plausibile? Cioè io mi fido. Allora siete sotto al palazzo. Dire esattamente dove sia la camera dell'imperatore piuttosto no, che... No, se lo vedo convinto mi fido.
Anche perché se vogliamo fare metagaming proprio, avendogli detto scegli tu a caso, potrebbe essere comunque quella giusta. Vero. e poi il fumble in fumble va accompagnato, non è che ci possiamo stare contro. Quindi proseguiamo. No, ma non solo. No, anche perché nessuno sa dov'è. Ma poi il fumble arriva in momenti in cui voi magari non ve l'aspettate. Esatto. Hai fatto una cazzata. E chi lo sa cosa succederà. Sarà. Esatto. Quindi ma noi non lo sappiamo che hai fatto una cazzata. Quindi vai te in guidaci tu. Io sei l'araldo del crociato. Sono assolutamente sicuro. Che la luce del crociato ci illumina il cammino. E meno male che l'ho accesa. Quindi prego, andiamo pure. Ok, prosegui molto convinto e spedito sulle rampe. Finché non arrivi davanti a... No, per fortuna vostra no. finché non arrivi davanti a un'altra porta chiusa, cioè una leva per aprire la porta. Controllo bene gli ingranaggi. È in super bilico. 14. Sufficiente. Più 9 di destrezza 24, più sempre 4 di assassino 28. Per destrezza? No. Sì, intelligenza, però vabbè, tanto era più che sufficiente lo stesso. 23. La leva serve solo ed esclusivamente ad aprire la porta e ti rendi conto che non ci sono trappole perché è stata fatta in maniera come quella esterna che dava sulle mura, in modo che dall'altra parte o sai che c'è o è impossibile notarla. Ma quindi se c'è una leva può essere che questa porta possa essere aperta solo da questo lato? È probabile questa cosa. Sì. Ma la leva è apribile, sembra altezza e dimensioni per essere maneggiata anche da un golem? È ad altezza umana, quindi appoggio l'orecchio alla porta. Non senti, è un mimic. Non senti sentire, ci resto, non senti voci. Anche qualche secondo. Ti rimane attaccato l'orecchio intanto. La mia sembra libera. La porta sembra aprirsi solo da allora questa direzione. Clonk. Tiri la leva. La porta si apre abbastanza lentamente e vi trovate in realtà dietro al trono dell'imperatore. Vedete? L'avevo detto. Ma l'imperatore è quello di Warhammer 40.000. Iniziativa. No, l'imperatore, vero? No, l'imperatore non c'è. E 50 Space Marine. Ma c'è il nano. Cazzo. No, non c'è neanche il nano. Bene. C'è tutta la guardia imperiale. No, c'è uno dei golem. Alcune guardie imperiali che adesso verranno riciclati i golem per fare le guardie imperiali, sono a terra morte. Abbiamo risolto il problema. Dico guardando le guardie morte. Ogni remo da morale è vana ormai, quindi... E la porta in fondo del salone è chiusa. Quindi continua. Eh sì, è lo stanzone dove avete fatto... La festa. Ah. Il festone. Ah, già era sottoterra, quindi... Era d'altezza, siete saliti un po' con le rampe. Bellissime queste mappe. Sono URM, no? No, di Hybrid, un regalo di Gianni. Grazie. Ah, grazie. Gianni, fate conto che qua sì, lui Gianni il salone. Sì. Yes. E la porta in fondo è chiusa. Vedete però che ci sono delle tracce di sangue, svariate tracce di sangue, che portano verso la porta. Quindi qualcuno è scappato da questa stanza. Siamo arrivati tardi. E soprattutto tirate l'iniziativa. Ma se facciamo qui il rituale? Potrei di fare qui il rituale, c'è, ma noi soprattutto dover barricare di porta se non volere che il golem mi segue, sì, super porta. Spacchiamo la leva. Iniziamoci. 11. 25. Minchia. 23. 10. Non c'è Fizz, perché una delle mie spelle è totalmente inutile. Che Fizz, che classe? Stregone. Glass Cannon. Perché voi siete tutti picchiatori. Io ho un'abilità che se la faccio una volta al giorno, ogni volta che voi usate un'abilità che vi costa, che tipo la potete fare una volta al giorno, sì, potete tirare. Sì, io. Anch'io. Tutti hanno abilità, okay, che posso... è fatto un po' simile alla quarta. Ma le usate di solito in combattimento? Smite è X volte al giorno, Lay on Hands è due volte a combattimento al giorno. E il primo è Alphonse. Non riesco, tutti a combattimento. Alphonse. È attivo il golem? Eh sì, è attivissimo e si sta girando verso di voi. Di cosa è fatto?
di metallo? No, non è di metallo. È anzi, l'avete già visto, era una delle statue che c'erano nella stanza. Quindi è fatto di? Pietra. Descrivimi pietra. Potrebbe Stone. Essere roccia? È pietra. È un tufo. È un tufo. Che differenza ti fa? Mi fa differenza perché tiro fuori la lampada della roccia in fango. Potrebbe funzionare? Mica male. Non sei sicuro, è possibile che gli possa fare dei danni. Bomba. Io non mi ricordo come funziona e quindi per me funzionerà che la accendo e gli punto contro il raggio avvicinandomi. Ok, è un tiro ranged. Utilizzare oggetti magici. Sarebbe stato il 3.5. Mamma mia, utilizzare oggetti magici è l'abilità peggiore che abbiano mai inventato. Mica quella del ladro, sì. Poco OP. Ma perché subordinava tutti gli utilizzi di oggetti magici a un tiro di dado? No, se non avevi di classe quell'abilità, dovevi usare gli oggetti magici facendogli credere che tu avessi quell'abilità. Cioè, il ladro poteva usare gli oggetti magici di qualsiasi cosa. E nessun altro poteva usarli. Un ladro di ottavo livello usava un sacro vendicatore. Era un paladino elfo di... Sì, perché gli faceva credere di essere un paladino di buono. Potevi fingere gli allineamenti, le razze... No, secondo me era perfetto, ma era un pelo sgravato. Super OP. Comunque... Ho fatto, cos'era? Attacco ranged con quindi è solo più questo perché non so, mi ricordo perché io gli attacchi non li guarda faccio. Guarda, sì, la tua destrezza. Solo più destrezza. Sì. 13. Ok. Vedi il raggio di luce della torcia che quando arriva vicino a lui si sgretola proprio e cade per terra, lasciando della cenere. Quindi immagino che non funzioni. Chiudo la lampada. E come azione bonus, vediamo se mi sarà ricaricata. Sì, rilancio la canzone del sangue versato. Will! Niente, io gli tiro un pugnale. Voglio starmene alla larga. Proprio gli faccio un attacco base perché sono tutti in mischia, quindi fighi. Aspetta. Niente, ho furtivo perché sto agendo prima di lui, quindi un basic ranged attack. 12 e 9, 21, più i bonus del vantaggio. Ok, lo colpisci, ma vedi che lo colpisci al pelo. Al pelo. Questo faccio i D6, quindi 5 di 6. Quindi 6, 6 e 7, 13, 13 e 2, 19. 13 e 2, 15, più... Sì, 13 di 15. Tiro giusto, sì, per sì, perché non ha ancora agito. Quindi 15 più 2 di 8. È ufficiale che sono infettivo. 15 e 4, tiri per lui 19, e insomma per te. 19. Bastardo, sapevo la matematica una volta. 19 7 26. Più la destrezza ce l'hai già messa? No. 26 e 9 con il livello, yes. 9. 26 e 9 36. Scusa, 5. Visto che 35, sei ripreso. Non è ancora stata usata, posso fare un mini invece di fare la Song of Spellblood, faccio quell'altra? Basà. Sì, non ha ancora fatto niente. Okay. Quindi faccio la Songs of Magic, che è la canzone della magia. It's a kind of magic. Inizia così, però pensavo anche tipo, Broxnar, è quasi magia, Broxnar. Faccio una bella piroetta indietro. Ok. Il golem avanza a questo punto, aggirando il... anzi... Solleva... Usate le cose a spesa, Solleva uno dei cadaveri e lo lancia con tutta la forza di cui è dotato verso Tain, che essendosi spostato lui indietro è il primo davanti. Giusto. E tu vedi questo... Come lo lancia? Lo lancia come io questa gomma da cancellare o... una sedia? No, lo solleva per la testa e te lo lancia proprio come se niente fosse. Bene. Una monetina. E prende la 25. Lui golem di Orcamenia. Sono... sono 19 danni. Porco cazzo. Ma possono essere storditi anche i golem? No. Sono immuni a tutti gli effetti. Va bene, andremo di danni. Poi ne solleva un altro e te ne lancia un altro addosso. Grazie. Prego, figurati. E stavolta prende la 20. No, 18. No. Il secondo si spapola contro il muro di fianco a voi, facendo una bella chiazza di sangue. Senti che l'armatura si è compressa contro il muro, schiacciandolo come un tubetto di... No, ci servono le armature! Bam! Cazzo. Bam! E questo è andato, perché è talmente... Non c'è più. Maciullato che... Okay. Maciullato che è inutilizzabile. Tain. Bene. Non si è ancora spostato il golem. Alla fine. Allora, prima cosa... Non è che per caso, essendo la sala del trono, essendo vicino al trono,
lì sopra c'è il classico enorme, gigantesco, come si dice, lampadario di candelabri che pesa 12 tonnellate, che è tenuto su da una sola corda, che per caso è di fianco a me, vero? Io farei un bel è la corda giusta. È la corda giusta, esatto. C'è? Io vedrei quanto sei fortunato con un bel roll degli 20. Ah, ma me lo faccio dire dal master. No, no, c'è, c'è. C'è? Sì. Però ci sono 12 corde, non so. È immune a tutti gli effetti. Candelabro è un effetto. Allora, io come azione bonus vorrei provare a tagliare le corde che ci sono di fianco. È una tua idea tagliare la corda? Tanto non c'è nessun candelabro sopra la nostra testa. O sì. Mi spieghi, posso chiedere? No, voi siete praticamente all'ingresso della curiosità. Perché come azione bonus? Così. Cazzo, non penso che sia un'azione standard. È un attacco. Tagliare la corda. È facile colpirla. Ma se ne devi tagliare 12 però sì. Cioè, nel senso, se devi fare un fendino. Ma se tagli le corde... Sì, no, ma ci può anche stare. E comunque un attacco è sempre una spadata. È una spadata, è una spadata. Ma infatti ci può anche stare. Io uso perché se non c'è la spadata. Perché il formaggio è il pedaggio. Il pedaggio è il formaggio. La spadata è la spadata. Allora, quindi io uso un attacco per tagliare le corde. Sperando di prenderlo. Anche perché spero, oltre che fargli male, magari anche di impedirgli di muoversi da qua. Mm-hmm. Almeno per una, per un pochino. Tiro per vedere se colpisco le corde. Per vedere se colpisci quella giusta. Oh, beh, 16. Quanto hai fatto in tutto di attacco? 16. Ah, 16? 6 più 10, sì. Ok, tagli una corda e vedi in fondo alla stanza cadere l'altro candelabro. E uno degli altri candelabri. Ma io ti avevo detto che le tagliavo tutte indiscriminatamente. Però faccio un fendente, taglio tutte le corde. No, se ricarica il combattimento, quello lì ti serviva per la fase 2, quando si spostava dietro, adesso non puoi più batterlo. Ho salvato? No, cazzo. E me l'hai salvato prima, e allora perché devi fare tutta la puntata. Non c'ho voglia di rifare tutta la puntata, allora va bene così. Giocaci domani. Fa niente, allora, con l'azione bomba. Ne hai tagliate metà delle corde. Ok, e ho tagliato la metà sbagliata. Va c'erano bene. Due candelabri. Sussurro a... Cioè nel senso... Beh, io sto già guardando le altre esatto, cose. Digrigno i denti e gli dico lo tengo fermo, salto al momento giusto. Broxnar. Aspetta, lo tengo fermo, okay. Salto al momento giusto. Movimento, okay. Mi metto qua. Sul trono. Pardon, mi metto qua. Mettiti sul trono, capito? Vabbè, ma ci sta sul trono. Che mi sì, ma era solo per farti capire dove eri. Tu immagini il paladino sul trono, figa. Sono curioso di vedere l'orco all'opera. Finalmente. Con un'azione bonus posso raggiungere una pozione curativa? Sì. Ok. Sei ferito? No, ma gli piace usare le azioni bonus. Su cadavere. Ah. Ho fatto 19 danni. Quanto cura sta pozione? Non ricordo. Il tuo... Ah, bravo, il recovery. Ok. Il tuo recovery. 5 di 10. Allora. Sono tutti qua i di 10 che ho. Okay, no, grazie. Qua ce li abbrotto. Uno, vedi? Uno. Là, me ne bastano due. Queste le hai fregate al lavoro? Le hai fatte fare? Ah, ne hai 5. Comprate. Vai. Belle. 7, 7, 14. Sono full. Ottimo. Broxnar. Ben usato. Comincio a rubare di 8 che mi serve. Vabbè, vado a tagliare le altre cose. Ha delle insegne naniche addosso. Questo proprio era il regalo del re dei nani all'imperatore. Io mi sono tenuto fuori dal range del Sarum. Ok. Va bene, lo smonto dopo. Ok. Faccio rabbia. Così. C'è rabbia. Tiro 2 di 20. Duca. Ah, qua ce l'ho, scusa. Vai rabbia. Vai, vabbè, però cazzo, devi tagliare le corde, dai. Ce la farai. Sì, ora, no, picchia bene. Più forte. Golem, tu che puoi. Di 19. Tengi forte l'ascia e poi vai. Anzi, uso il mio potere razziale. Vai. Una volta per battaglia, tiro un melee attack e uso il roll che preferisco. Quindi posso scegliere tra quello che ho fatto prima e quello che ritiro. Sempre 9. Sempre 9. Uno è andato peggio. 9, 8, 9 e 5. 4 di 20. Perfetto. Beh, 9. Quindi 19. Lo colpisci, ma. No, noi colpisco le corde. Ah, le corde, ok. Tagli la corda, ormai rimanevano solo le altre corde.
E Tevin mi fa un tiro salvezza di destrezza. Cioè, non è di destrezza perché... Ma come? Ma l'avevo anche detto che stavo fuori dalla portata del... Vabbè, fa niente. Pensavo dalla portata del golem. Ma no, no, del candelabro. Io volevo... Cioè, no, chiaramente del candelabro. Se sei qua, il candelabro è più grosso. Oh, senti, sai cosa ti dico? Te lo faccio lo stesso. Tanto è divertente eventualmente. Me lo piglio in testa. Dai, adesso ci starebbe. Ma sì. Thumble ma now. Dov'è il mio diventi? Vabbè, fa niente, uso questo. Thumble now. Okay, vedi, peccato, non l'abbiamo chiamato con abbastanza epica, non l'abbiamo chiamato con abbastanza potere, non l'abbiamo creduto nel cuore. Fagli danni standard. Oh, 19 e 7, 26, 28, 31. 31 più 6, 37, 3, 40. Ammazza. Sobrio. Beh. Tu l'hai passato. Qui sono i danni standard. Sì. Qui sono i suoi danni standard. Ma tu hai anche poteri che ti fanno fare più danni. Sì, volendo sì. Però. Volendo sì, non l'ho usato. No, è che. Vergognoso. Non c'è il caso. Gli cade addosso questo candelabro che lo tiene per il momento fermo. Inchiodato lì. Okay. Dando ad Alphonse e a William il modo di agire prima che lui possa fare qualche cosa. Bene, mi piace. Ok, quindi inizia. Sono prima di primo escalation. Beh, io ho visto che a questo punto c'ho la song. Che vediamo se mantengo. C'ho la song. Sì. Cosa posso lanciare di Davy che fa brutto? Posso lanciargli. Scusate. Qua. Dove cacchio l'ho segnati? Mi manca un foglio. Shadow Walker, un'azione. Guarda, mi sono sedere perché sennò non lo faccio più furtivi. Ecco qua. È proprio un potere. Sì, io mi ricordo che mi ricordo per un'azione perché sparivi un round. È un attacco. Quindi sì. È un'azione normale. Vabbè. Se non, è, non c'è un cazzo di rimasto di Davy perché la Fireball non l'abbiamo riposata dalla Fireball, no? Non lo so. Round dopo. Noi non abbiamo riposato dalla Fireball, giusto? Dove voglio? Dal combattimento dell'altra sessione di Broxnar. No, perché siamo siete usciti diretti. E siete andati diretti. Come sempre qua non riposa mai nessuno. È giusto. È come la allora migliore tradizione di Fumble. Esatto. Non si riposa mai. Vado di Vicious Mockery. Funziona sul golem. È immune ai danni psichici? Secondo me no. C'era una testa. C'era una mente. No, in teoria da background non dovrebbe funzionare. Dipende. Beh, dipende se è scritto nella scheda in realtà, perché poi... Cioè... No. Perché il bardo fa solo danni psichici. Quindi... No, non è immune. E allora lo insulto... Ma è la vibrazione che gli esatto. fa male, esatto. Non l'insulto infatti, di per sé. Inizio per partire con un insulto, poi dire tanto non capisce, sicuramente. Allora inizio a fare il suono più fastidioso che io possa pensare con la falce. E provo ad attaccarlo. Che è stranamente simile ai palloncini quando li giri. Non credo che 4 e la 9 di MD. No. Però l'ho mancato, si prende comunque 3 danni. No, 5. No, è metà del mio livello, addirittura 2 in teoria. Facciamo no, 3. Damage level, scusa, 5. Ah, ti pareva. Giusto. Vediamo se c'è un'altra azione. Ah, scusa, 4 bis. Questa volontà questa roba ce l'hai? Cioè ogni turno. Questa si ricarica 11 o più alla fine del combattimento. Posso fare una volta sola, però in teoria sarebbe spesa per il combattimento ed è spesa per il combattimento. Però perché c'è quella cosa in più e non ho l'azione in più. Al 4 ce l'hai. Mi sposto un po' più avanti. No, devo fare 16 o più, non la consumavo. Ok. Va bene, io tento di scomparire nel 12 e 10, 22. Ok, scompari e prima però mi muovo. Di quanti quadratini muovo io? Di 6. Ma non ti muovi di quadratini, muoviti. Muoviti e poi scompari. Perché poi da qua mi posso muovere nel mio doppio del movimento prima di ricomparire. Vai a casa. Qua. Okay. Il golem, vedete che prova a liberarsi, non riesce a liberarsi, quindi apre la bocca e spara un fulmine nella vostra direzione. Cioè, bene, sono là. Figa Marisa, oh. Questo prego. Figa Marisa. E... Marisa. Prende due creature. La prima sulla sua strada
è Tail, la seconda è Broxnar. Che strano. Contro la vostra difesa fisica. 21. Porca merda. Cazzo, sì. Mi ha preso. Mi ha preso? Sì. Okay. Ho alta mano. Dadi da 10. 3, 4, 5. Ricordatevi di usare cose a spesa. Sono 7, 12, 20. Ricordatevi di usare 20, cose? 29. Cose che consumate. 29, 35, 40, 50 danni tondi. Okay. 50 danni tondi. Come Fizz, però ha un filo meno di Fizz. Filumena! Sì, ma no, perché Fizz fa per due. Esatto. Fizz ha fatto tipo 100 danni. E però è ancora bloccato dal... Ah, meno male. Dal coso. Tain. Leon Hands. È un'azione a consumo. Cioè, quindi... Quindi tira un dado da 20, 16 o più non la consumi. Grazie. 15. Tain, è quasi magia. Quasi. Quasi. 15. Tain. Riprova di nuovo. Però aspetta, tiro l'escalation. Tiro un D6 se faccio sotto l'escalation. Non si somma l'escalation a quel dado? È due l'escalation adesso. Siamo al secondo round. È ancora uno? Siete al secondo round, quindi è uno. Se faccio uno non l'ho spesa, 4. Ok. Allora, e... sì. Ah, se è giovedì, ma la esatto. Allora... però in compenso mi recupero i miei 5 di 10. 6, 6, 12 e 5, 22 e 7, 31. Cazzo è successo? Sono riuscito a fare le addizioni. 31 e 5, le stelle sono 36. Quindi esatto. Me ne rimangono... porca puttana, me ne rimangono ancora tanti, 19. Vabbè. Avete intaccato la sua corazza. Beh, adesso vediamo se la intacco un attimino meglio, va? Faccio un passo in avanti sul trono, dalla posizione sopraelevata Star Wars ci insegna che dovrei avere un vantaggio sostanziale se lui cerca di saltarmi. Letale, soprattutto. Letale se cerca di saltarmi. E lo ranco di manverso con Chris Grimm usando Smite. 16 o più. E quando sfoderi Chris Grimm ti dice: non capisco, non è colpevole ed è colpevole. Te lo spiego dopo. No, calma, mi ha salvato. Perché era per vedere se si ricaricava la come si dice, lo smite automaticamente. Okay. Non era il tiro per colpire questo. Okay. Botta di culo. Adesso rifà uno. Sì. Beh, almeno non è doppio fumble. Il karma dovrebbe... Karma e Greg. Due. Non mi piace quel dado. Allora, che è di Gianni? Ma che cazzo, ma stai scherzando? Ma non me lo dice nessuno, dov'è che ti metti? Io li tengo qua davanti a protezione di tutti, ma voi me li raccolti. Vabbè, ormai questo è andato così, ho fatto due. Che comunque è 16. Gli rimbalzi, porca Instagram, merda. Non riesce nemmeno a fargli un segnetto sulla carrozzeria. Due ho fatto. Broxnar. Vabbè, io... Due ho fatto. Spendi, è quasi magia. Spendi. No, aspetta. Il recovery roll, quella cosa lì che sparisce e riappari è l'azione, spendi. Giusto? No. Il mio recovery roll è l'azione? No. Quindi posso fare. No, il recovery sì, è un'azione. Sì. Scusa, ma quello è una roba che spende momentum, quindi devo aver attaccato e prima attaccato. Scusa, una cosa però. Io gli faccio comunque la metà del mio danno intero se manco perché ho fatto smite. Che non è poco la metà del mio danno intero. Perché gli faccio. Dai. Cazzo, avete tirato uno e due, li fa comunque male. Tieni. Sì, tutti lo fanno. No, aspetta. C'è chi lo fa di più. Poi lui ne fa di più perché è metà del danno. Però di solito fai il tuo livello anche se manchi. Quello sì. Come vediamo questa cosa. No, okay. Ma il tuo danno compreso lo smite? Sì. Più. Faccio metà. Metà del mio danno. Allora. No, veramente. No, 9, 6 e 9, 6 e 9, 15, e 8, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 e 7, 39, 39, questo deve essere sbagliato, non ci credo che aggiungo questo. Cosa aggiungi? No, c'è scritto 22 qua, non è possibile. No, non credo che tu aggiunga 22. Sarà mi piacerebbe, 9, 9, 10,
perché della spada. Sì. Secondo me è più 10. 49 più 10. Tirando 1 e 2 sobrio, elegante. Non la mia scudata prima, che ho fatto quasi un critico. Vabbè, sei un bardo che tira una scudata, ci sta. Ma lui ha mancato. Quindi c'è proprio lo spostamento d'aria. Sì, esatto. È bellissima questa cosa, esatto. È un cartone animato giapponese. Non come Exalted, però insomma. No. Puoi rifarti. Broxnar, dicevamo, hai intenzione di curarti. Sì, perché se mi arriva, vabbè, la prossima ammazzata mi sa che crepa. Tu hai una pozione? Sì, due ne ho. Ah sì, sei messo male. Metti la pozione di movimento. Ah, e allora bevo la pozione. Masticale entrambe. Però non posso muovere, quindi. O è un'azione che posso fare in movimento? Non esiste la carica. Ti puoi muovere la seconda volta, però poi non attacchi e sei vicino a lui. Che ti dirà lei, Mazzucca. Però se stai... Aspetta, oppure uso un record. Se stai lì e spara un altro fulmine, riprende di nuovo te e te. No, lo carico. Non fa culo. Cazzo, spendi tutto perché è l'ultimo round della canzone. Ok, lo carico. Cosa fa questa canzone? Quando spendi una però cosa, faccio... più da 20, se fai 16 più non l'hai spesa. Allora, adesso sparo il mio attacco. Allora, go! Voglio usare il mio background of wrestler. Per contro un golem, abbrancare la sua testa e cercare di staccargliela facendo leva sulla mia spalla, quindi così. Neck breaker, vai. La sua difesa fisica è uso violenza una volta per battaglia, aggiungo un d4 al mio attacco da mischia. Ti andò bene. Se manco l'attacco gli faccio comunque la metà del danno. Oh, fumble! Questo era il tiro per vedere se si ricaricava. Vedi? Minchia, è il secondo fumble che ci salvi così. Cambio è potentissimo. Hai detto uso la cosa e poi attacco, quindi... Due! Di nuovo la prima! Grande. È incredibile. Anche la punta della scorsa è successo. Però ti salvo dal fumble, vedi? Porta bene però questa abilità, è proprio... No, avresti fatto vabbè, fumble! Facciamogli la metà. Fumble non è due. Gli faccio la metà del danno. Qui abbiamo fatto la stessa identica cosa. Sì, la stessa identica merda. Comunque questo cazzo è grazie Roberto. Fumble non vale due. Allora, guarda che tiro i fatti. 18, 19, 6, 25, 3, 28, 28 più 6, 34 più 3, 37. Minchia, i due picchiatori. 1. 7 diviso 2, 2. 16. No, 1. No, 2. 18. Vai per difetto, per 18. Eccesso, non so, 18. Chi è che è ferito? Non solo riesco lui? A staccargli la testa. Lui è ferito. No, perché non sei riuscito a... Gli hai fatto del danno, ma... Con l'imposizione delle mani. Ah, no, aspetta! Io con l'imposizione delle mani mi sono curato, quindi io aggiungo... Aspetta. Aggiungo più 12. Quindi invece che 19 ho 5. 5 ferite. Aspetta, no. Aspetta. No, 19 meno 4. Sì, ho soltanto 4 ferite. Tu ne hai presi solo 25 di danni. No, 50. Però ho sempre dato di 45. 5 dadi da 10, tira. Io tiro 5 dadi da 10 più 5 più 12. 12. È posizione delle mani, eh. Si fa facile. Chi è che è ferito? Quindi solo Broxnar? Sì, lui gravemente. Alphonse. E poi Alphonse, vediamo se mantiene la canzone. No. Quindi tutti sulle prossime spell che tirano hanno un più 2 al tiro per colpire. Per il prossimo round. Quindi spell? Sì. Ok. E io a questo punto carico la balestra musicale, carico la falce con la nota di energia psichica e gliela sparo in faccia. Posso, no, posso perché, scusa, devo vedere il manuale, ma non ti perdo la pagina. Vediamo se... Sì, la consumo. E avevo fatto fumble, eh? E adesso fai due. Ma davvero? Sì. Sì, sì, confermo. No, se fai due è completamente antistatistico, non ci credo. No, perché cominciamo a pensare che le stelle erano contro allineate. La bottiglia non vale, secondo me. 26 di difesa mentale. 20 per 8. No, cioè no, 20 all'ottavo. Siamo al secondo escalation die? Siete al secondo escalation die. Quindi sono 8 di 8 più 2 di 6. Wow. 10, 17... 17, 27, 33, 34. Mi date qualche un paio di due dadi da 6? Grazie. 40, 50 danni.
52 con l'expression die. Sono 52 danni e vediamo se c'è un'altra azione. Di 4. Yes. Ma sempre c'è sta roba, mica. È razziale. Fortissimo. Per cui ogni... Ma sono PG che faccio esso selvaggio. Sì, ma se non esce... So minchia, però se ti esce... Però tante volte ti è uscito un sacco. Tu ricompari io vorrei mentre sono nell'ombra, cioè vorrei girargli un attimo intorno e studiarlo. Tanto ricompari bene. Dove vuoi tu. Vedo qualcosa di particolare in lui, qualche punto. Fai una prova di assassino e intelligenza. Allora faccio 9 più 4, 13 più 5, 18. Se c'è un punto vulnerabile, alla fine è una macchina che è stata montata, magari avrà. Il punto vulnerabile, ti rendi conto, questo golem è stato costruito in maniera diversa da quelli che avete visto di sotto. No, cioè, la runa che lo attiva non è stata incisa all'interno della calotta cranica come in quelli che avete visto di sotto. Questo è di stampo molto più tradizionale, perché doveva passare come regalo del re dei nani. Quindi la runa l'hanno messa fuori. Se riesci a cancellare la runa, lo disattivi, a prescindere da quanto ancora lui sia in forza e in grado di... Per ora mi sembra molto danneggiato comunque, no? È molto danneggiato se, dato che tu puoi ricomparire dove vuoi, puoi ricomparire anche sopra di lui. Lui la runa ce l'ha in testa. Ok. Però se... la deve grattare. La deve grattare, deve dargli una bella pugnalata forte se riesce a colpirlo. Magari col furtivo. Dai, io ci provo, visto che è una roba figa, cioè ci sta, ci provo. Perché poi compaio, proprio mi vedete che compaio in realtà un metro sopra di lui e proprio a terra. A due mani, il pugnale a due mani, tipo sacrificio. Ci sta, molto, molto. Io utilizzo... Che potere posso utilizzare? No, Bleeding Strike. L'hai già colpito. Perché il tiro che fai è per vedere se lo colpisci. Quindi devo tirare solo i danni, no? Come funziona? Sì. Colpito. Con il faccio un danno normalissimo, quindi 2 di 8. 2 di 8 perché... No, che... 5 di 8 perché è il danno dell'arma, giusto? Però anche più 2 di 8 perché è anche furtivo. Lui non sapeva dove tu fossi. Quindi 7 di 8. Se dammi vuoi un po' di 8. Più 1. Quindi ho ancora... Poi ce n'è uno. Chi è che si è sciolato? Sì, dammene tre, dai. Tutti gli 8. Non è che scusa, hai sbagliato con Katog quando gli facevo le armi telecinetiche, che faceva più 40 i danni. Tieni. 4 e 8, 12, 12 e 3. Katog c'ha l'arma fuori, armi telecinetiche. 15, 15 e 8, 23, 23 e 5, 28, 28 più 9. Di Katog è l'occhio. Cadi con il pugnale sulla runa. Tu fai il sangue. Senti il pugnale che ti si pianta proprio nella roccia, tagliando praticamente a metà la runa. Rimane infilzato il pugnale. Però vedi che il golem che stava sollevando il candelabro per lanciarlo addosso a Tain rimane con il candelabro alzato così, fermo immobile. Vivo di Will. Finita la battaglia, vediamo se si mi ricaricano le cose. Tu non stai bene. Sì! Perché io non starei bene? Quello continua a fiottare. Sì! Un buco che... Ricaricato sia con Shuns che l'arro. Ah, in effetti io non accorgere perché io ho preso di cercare di rompere quella. Ma stai tranquillo! Su col morale, l'abbiamo sconfitto! Su col morale! Gli faccio... Bella lì. Pull it together, può usare un recovery. Ok. Gli faccio bella lì. Pull it together. E tra l'altro, aspetta... Perché non è solo il recovery, è più un po' di roba, mi pare. Mi passi il manuale. Vabbè, intanto cominciamo a fare il recovery. Che assomiglio, devo dire. Sono 9, 3, 12, 1, 13, 15, 17, 17 più 4, 21. E vado a 53. E già sto meglio. Più un dado da 4 per escalation. Che era 2. Più altri 5. Ok. Bueno, quanto è? 58 su 88. Ora che siete più tranquilli. Aspetta, ne hai subiti 58? No, ne ho 58 su 88, ah, quindi okay. Ne ho subiti 30. Dai, che te la sei guardata di merda quella. Bendala un attimo meglio. Questo è il mio Lion Hands. Hai un altro recovery bonus. A quel non free.
No, no, crit. Ah. Bonus a cui aggiungi 12. Ah. E vai qui. E vado full. Ok. 6 e 2, 10. 6, 4, 10, 11, 18, 19, più 31. I 12, 31. Quindi vado full. E ciao, combattimento. Scendo da con. E adesso che siete più tranquilli, vedete meglio com'è ridotta la stanza. Mm. Il candelabro non ha distrutto nulla perché i tavoli erano già stati fatti a pezzi. Ti ricordi che c'erano due di queste statue nella stanza, Tain? Ci basterà seguire la scia di sangue per sapere dove sono andati. E magari se ne becchiamo un'altra, noi lo tratteniamo e tu fai di nuovo il... E lo fermi. Dobbiamo colpirlo. Dovete colpirlo sulla runa. Sì, mi sembra che tu sia più adatto per farlo. Quello forse te. Facciamo che io prendo la sua attenzione e tu ti muovi. Sì, sì, sentiamo di nuovo così. Però indebolitelo un po' prima. Se mi dovesse prendere, non ho la costituzione. Io non volere disturbare il grande incontro tattico, ma noi meglio smonta. Perché se arriva altro uomo di Taru che appiccica nuova runa, noi avere di nuovo golem alle costole. Vero. Smonta. Sei l'unico posto di smonta? Prego. Vai. Grazie. E allora mi metto lì a infierire nelle guardie. Sulla bestia. Le guardie hanno Clong, Stang, Spreng. Qualcosa di utile. Le chiavi e le chiavi che? Le guardie. Beh, visto la fine che hanno fatto, un po' chiavi che lo erano. In effetti, direi che l'ha one shottato lui. La descrizione calza. E gli avete fatto 160 vedi. Danni comunque, 260 danni. 260 danni. Caputta. Era tambugno, come dicono casa mia. Le guardie hanno tutta la divisa imperiale, è un po' sporca di sangue, ma per lo più gli ha spappolato la testa e quindi sono sporche di sangue un primo pezzo, ma poi sotto sono pulite. Sono tutte armate con delle picche, ma tre sono state spezzate nella lotta. Non hanno chiavi. Dobbiamo trovare l'imperatore. E hanno però una specie di fischietto che serve a comunicare gli allarmi da una parte all'altra, che evidentemente non hanno fatto in tempo ad usare. Dobbiamo fischiare. Va bene. Dico, a però questo potrebbe punto essere non... un casino andare in giro per il palazzo. A questo punto non ci servirà nulla. Mettere le armature? No. Ormai la copertura è saltata. Possiamo proseguire. Beh, siamo i campioni dell'arena, siamo qui per aiutare. No, che... non la nostra copertura, la copertura... A meno che non, non lo so. A meno che non vogliamo richiamare Quataluk se troviamo un po' d'acqua. Vero, potremmo richiamarlo qui. Avete anche il sangue di creature non esattamente consenzienti. Così vorremmo... possiamo vedere se veramente è convocato o evocato. Più che altro perché andare avanti vorrebbe dire poter magari farsi strada. Qua siamo ancora relativamente freschi. Beh, però è anche vero che qua c'è del sangue, questa è la sala del trono, l'imperatore potrebbe avere bisogno di noi. Quindi noi ti chiamiamo via Taruk. Voi avete disprangato di porta di dietro prima che arriva Golem? Giusto, se no stesso problema di stare sotto nei sotterranei. Faccio io. Io guardo la porta dietro. Invece c'è intorno della roccia. Potrebbe servirci per fuggire quella porta. Sì, ma trovo la spranghiamo dalla parte che possiamo aprire, no? Ti pare? Voi vedete che Alphonse sta passando la torcia... intorno alla lanterna. La lanterna intorno all'ingresso della porta e si sta sciogliendo e rammollando. Questo diventando fango che gli faccia bene. Ma aspetta, se posso fare così dopo che si è sciolto un po' faccio lo inverte, vedi, quindi che... la cola e poi la solidifica facendo un solido. Quindi abbastanza non funziona buono sulla pietra, ma funziona sulla roccia. Cioè, devo capire ancora qual è la differenza, dovrò studiare un po'. Mi piacerebbe averla quella. No, lui rubato da mia mano, perché lui ceduto me. Una volta mia, che abbiamo salvato l'imperatore, te la darò più che volentieri. O lo convochiamo. Potrebbe essere un anticipo sul mio pagamento. O convochiamo. Ma loro ti pagano, mica lavori per me. Potrebbe esserci utile nella missione. Ma io te la regalavo se ti comporti bene, perché mi darai tutti i diritti sulla tua storia e io ti regalo la. Farò il bravo allora. Ma. E sorrido. Allora, preferisci convocare Taruk o andiamo a prenderlo direttamente noi? Seguiamo solo un attimino la scia del sangue, vediamo se l'imperatore ha bisogno di noi. Prego, prego, uomo squalo, non è un problema. Dovrebbe esserci una buona ricompensa in agguato. Non ho capito cosa vogliamo fare, vogliamo richiamarlo? No, io proseguirei un attimino. Il golem ha addosso cose che posso riciclare? Si potrebbe fare. Per me? No. Magari aprendogli bene la testa, ora che lo stai smontando, potresti cavare
il meccanismo che lancia i fulmini, quello sì. Magari non funzionerà in eterno, ma uno o due utilizzi. Sparacchiate si possono fare. Proviamo. 3. Si scarica la batteria. Va bene. Ce l'ha dei cavi? Okay. No, o sono è solo pezzi di metallo incantati? È un ammasso di pietra e dentro alla testa aveva questa specie di pietra quarzo che è quella con cui ha lanciato il fulmine, che però è completamente scarica. E adesso la lampada funziona? Sul tipo un pezzettino? No, continua, anche se l'avvicini non era un problema di distanza, no, è proprio che come se resistesse. Si spegne prima. Aspettate, se avevi i cavi ti volevo fare una bella barba col golem. Però. Aspettatemi qua, vado io avanti. Tire, cosa vuol dire? Livello. È il livello? Ah, sì. È il tier, sì. Più che livello, sì, il livello. Ecco qua. È avventuriero, campione, epico. A voi adesso siete a campione. Quindi vuol dire uno che... Uno campione. Ok, quindi siamo a tier 2. Sì. Molto bene. Ecco, non è... Allora è 12. Che cazzo. Non era 22, però. Non era neanche 10. Facciamo così, iniziate a preparare il rituale, io vado un attimo avanti a dare un'occhiata. Sì, va bene. Se per caso qualcosa ti picchia fai ah! E mentre Will esce silenzioso dalla stanza, si conclude la 16ª puntata di 13ª della quarta stagione e il terzo anno di Fumble. Di già! Ma di Fumble, Now! No, di Fumble. Fumble Now Fumble è il codice Now. Che potete usare per comprare il manuale di Urban Heroes o qualunque altra cosa, ma non funzionerà con le altre esatto, cose. Per quindi. Tutto, quindi anche se andate in negozi dal vivo, voi dite sempre Fumble Now. Esatto. McDonald's. Però dovete gridarlo in faccia al commesso. È anche possibile che il commesso sia un fan di Fumble e vi faccia uno sconto. Esatto. Quello non lo possiamo sapere prima. Esatto. Oppure vi prende per qualcuno che ha qualche problema e vi fa uno sconto uguale. Esatto. Anche è una possibilità. Oppure chiamare la polizia. Esatto. A quel punto, quando arriva la polizia, dite Fumble Now. Magari loro hanno ascoltato Fumble. Esatto. In ogni occasione, noi siamo a disposizione. Come potrebbero essere i poliziotti che sono andati a prendere i ragazzi di Titans and Dragons, scoprendo esatto. Che stavano invece esatto. giocando. Ah, io pensavo le guardie di Temes. In quel caso, eravate fottuti. No, se sono le guardie di Temes, sono non arrivano semplicemente. Fammelo scrivere sulla mia macchina e scrivere invisibile. Hai perso qualcosa? Sì, un dado da 8. Il suo, giallo, solo suo giallo suoi. Perché c'era maledizione di Gianni su questo. No, esatto. Ah, ha toccato gli altri dadi, occhio, devi fare rituali. Ti serve una pozza piena di sangue. Sì. Della valeriana, della lavanda. No, non era valeriana. No, lo so, ho detto. C'erano tipo due piante normalissime e una che non conosceva nessuno. Esatto. Luzbeco. Sì, qua. Zafferano, Yarro. È giusto. Yarro. Se vi piace Fumble, potete fare un sacco lo di cose Yarro. Per noi. Anche se vi piace lo Yarro o l'erba gatta. O non cresce neanche nel giardino del re, non mi ricordo, non era così. L'erba gatta non cresce neanche nel giardino del re, non so che cosa sia. Che fa effetto anche sui coboldi. Esatto. Coboldi! Sì. Potete andare su qwerty.it/associati e donarci dei soldi. Potete andare su fumblegdr.it/shop e comprare qualcosa di nostro. Se non avete possibilità economica, se ci avete già dato dei soldi e vi pare che siano più che sufficienti, potete comunque fare altre cose per noi, tipo lasciare dei commenti, condividere il video e la puntata. E sono gratis, è tutto gratis. Potete esatto. andare su iTunes e lasciare delle recensioni a 5 punti escalation e 5 teste di o 5 ere. Guardie o 5 ere. 5 dai torturati. E potete lasciare 2 recensioni a 5 ere, quindi fate 10 ere e poi altre 3 recensioni da 5 euro ognuna. Da 5 sì, euro. Non fate nessuna recensione da 3 ere. Esatto. Hai detto 3 ere e si sono scomparse. Sono cadute le palle. 10. C'è un'ultima cosa che potete fare ed è segnarvi sul calendario il 17 giugno, che è un sabato. Free RGB. Free RPG Day. Figi RP. Free GP. Vieni anche tu alla PP. 5 esatto. milioni di settimane. Alberto Baggio. Cioè? Il Free RPG Day è una giornata in cui editori e autori si trovano a far testare i propri giochi, a far giocare i propri giochi, a regalare delle cose. Per cui ci sono delle regole quick start, dei dadi, delle matite, ma soprattutto ci sono i quick start di Clotes che sto scrivendo e che quindi vi potete venire a prendere se fate una partita Clotes. E probabilmente verrò anche io
a meno che non faccia troppo caldo, perché quello è, potrebbe essere. È probabile che faccia caldo. Non avete mai visto Roberto arrabbiato troppo. E quando fa caldo potrebbe succedere, è pericoloso. Se siete dalle parti di Milano, in particolare di Sesto San Giovanni, allo UESM, dalla mattina alle 10 alle 2 di notte c'è sempre qualche cosa da fare, perché di giorno ci sono tutti gli editori e la sera c'è il D&D Epic. Ah, l'Epic. L'Epic, sì. Che sarebbe? È una specie di torneo che vive nel tempo, praticamente. Tu vai all'evento, giochi, sulla base di come i gruppi giocano, si evolve la trama e va avanti. Non solo, l'Epic è lo stadio ancora successivo, perché normalmente diversi tavoli seguono una propria linea temporale. Uh-huh. All'Epic tutti collaborano allo stesso obiettivo. Quindi è una partita di D&D da 50 persone. Certo, magari ci sarò anch'io, perché all'Epic giocano due gruppi di miei amici che non vedo da un po' di tempo, quindi sarebbe figo, ora che lo so. E quindi venite, non costa niente, vi portate a casa delle robe gratis, giocate della roba figa. E perché no? E poi c'è la Royal Rumble. Perché no? E poi c'è la Royal Rumble. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre con Tredicesima Era, sempre il venerdì sera, sempre intorno alle 9. A Fumble Now! Fumble! Fumble! Alla prossima! Buonanotte!